Buongiorno, buongiorno. Allora diamo inizio subito alla giornata della trasparenza. Siamo un po' in ritardo, ma credo che rientri nella norma quando si tratta di persone che vengono da posti diversi. Allora, l'iter della giornata prevede subito, quindi diamo inizio, un saluto da parte dell'assessore Fabrizio Cesetti. Sì, grazie Avvocato Costanzi. Un saluto a tutti voi. Un saluto alla rappresentante della Prefettura, che ringrazio di essere qua, ai vicepresidenti del Consiglio regionale, Minardi e Malaigi, al capogruppo Leonardi. Noi siamo qua, saluto tutti voi, vi ringrazio per questa partecipazione abbastanza e sufficientemente numerosa. Siamo qua dopo aver rinviato quella che era la giornata della trasparenza, perché inizialmente era stata convocata in concomitanza di un consiglio regionale che a sua volta eccezionalmente era stato fissato di mercoledì. L'abbiamo rinviata di buon grado per consentire la partecipazione di tutti e la più ampia partecipazione possibile, perché noi vediamo queste giornate non soltanto come un atto dovuto, no? Magari con le insofferenze di fastidi che sempre sottendono gli atti dovuti. Per noi queste iniziative sono eventi voluti, che credo sia una sostanziale differenza, perché la Regione Marche, e ovviamente porto il saluto del suo presidente Luca Ceriscioli, la Regione Marche crede molto a questi strumenti e a questi adempimenti, che non sono, ripeto, soltanto come atti dovuti. Ma noi riteniamo che il tema della trasparenza, sul quale noi riportiamo tanta attenzione, tant'è vero che siamo al primo posto a livello nazionale insieme a Regione Umbria nella graduatoria della trasparenza dei siti web. Io lo annunciavo l'anno scorso in questa giornata, dove noi abbiamo riformato i siti web della Regione Marche da 261 ad 1, oggi siamo al primo posto a livello nazionale, ed è un obiettivo molto molto importante che ci fa essere orgogliosi, perché, lo dicevo poco fa nell'intervista, mi è venuta, la trasparenza io credo sia il ponte del dialogo tra i cittadini, la comunità e le istituzioni e la politica che le governano. Attraverso questo ponte di dialogo si costruisce il tutto, si costruisce quello che secondo me è un fatto democratico, no? Perché è interesse delle istituzioni, dell'amministrazione, che è lo strumento attraverso il quale le istituzioni vengono organizzate in modo tale da dare risposte alle comunità. E allora, ecco, attraverso questo noi è un'opportunità che la politica, che l'amministrazione ha di poter dialogare con i cittadini, di avere la consapevolezza di essere controllati e stimolati, di far consentire ai cittadini la partecipazione a quello che è il dibattito pubblico e anche il dibattito politico. Su questo, ad esempio, la nuova normativa sull'accesso generalizzato agli atti, la cosiddetta riforma Madia, è un'opportunità, non deve essere vista come un fastidio o un intraccio, è per noi un'opportunità, certo, la dobbiamo rendere snella, quindi compito nostro dell'amministrazione qual è? Quando noi sappiamo l'accesso generalizzato, che è un mutamento di prospettiva, no? Rispetto a quello che era prima, allora dobbiamo fare in modo che questo accesso sia immediatamente disponibile oggi con gli strumenti dell'era moderna per tutti quanti i cittadini. E questo credo che sia fondamentale, e termino, in questo momento particolare per il Paese, perché quando noi parliamo di trasparenza non possiamo, la mente e talvolta anche gli occhi ci vanno a quello che è il fenomeno, dei fenomeni che forse più di tutti
non fa bene a questo nostro paese, che è il fenomeno della corruzione. E allora è su questo, quando noi parliamo di prevenzione alla corruzione, la trasparenza è, diciamo, l'elemento, se vogliamo, l'elemento fondamentale, perché il soggetto, no, che è costretto, quello che lo pensa come un atto dovuto, per noi non lo è, perché noi vogliamo che è diverso, quando ha la consapevolezza di essere controllato, che gli atti che produce sono accessibili ai cittadini, ai portatori di interesse, a coloro che legittimamente vogliono controllare, è evidente che, diciamo, è stimolato a stare più attento verso il perseguimento di quelli che sono e devono essere gli obiettivi di una pubblica amministrazione, quella dell'imparzialità, della legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione, che sono principi antichi, ma principi molto, molto alti, che sottendono a quella che è appunto l'azione amministrativa. Quindi lo è in generale nel nostro Paese, dove c'è anche un'esigenza di riconciliazione tra la politica e le istituzioni e i cittadini. Quando noi assistiamo a questi sondaggi e vediamo che la credibilità della politica è ai minimi storici, ai minimi livelli, ci dobbiamo allarmare, perché se non c'è credibilità nella politica, non c'è credibilità nelle istituzioni della Repubblica. Perché la politica per l'istituzione è come il sangue che scorre nelle vene degli uomini, non c'è nulla da fare. È questo che dobbiamo, di questo dobbiamo essere consapevoli. Quindi oggi c'è questa esigenza, anche di riconciliazione. I cittadini devono credere nella politica, devono credere nel ruolo che la politica ha e devono credere nelle istituzioni. E allora noi dobbiamo fare in modo che questo sia possibile, ed è possibile. Quindi lo è a livello nazionale, oggi lo è qui da noi, in una regione che, voglio dirlo, che sotto questo profilo della legalità ed anche dell'imparzialità, del buon andamento, della capacità di saper arginare i fatti corruttivi, io credo che questa regione, lo dobbiamo dire con orgoglio e non da oggi, credo che possa dare lezioni a livello nazionale, perché questa è una regione sana e di questo noi ne dobbiamo essere orgogliosi e sentirci stimolati a fare meglio nel futuro. E questo riguarda ciascuno di noi, noi che facciamo politica, ma voi che siete, se posso dirlo, i pretoriani, no? Se vogliamo, di questa struttura che prima io ho evocato. Ecco, oggi questa nostra regione, questo dialogo, e termino veramente, è ancora più necessario, sarà ancora più utile in una regione che è stata martoriata dal terremoto. È ovvio che noi stiamo nella fase, cioè avremo nella fase di ricostruzione, che ci impegnerà per anni, è inevitabile. E allora oggi questo dialogo con i cittadini, attraverso questi strumenti, lo strumento della trasparenza, è ancora più necessario e sarà ancora più utile. Perché attraverso questo dialogo, questa capacità di ascolto, no? E anche, tra virgolette, una campagna di ascolto in senso lato, noi potremmo percepire qual è il sentire di quelle popolazioni dove i territori devono essere ricostruiti. Da loro devono venire le indicazioni, a noi la capacità di ascoltarle ed insieme a loro fare la sintesi per mettere in campo azioni per conseguire l'obiettivo di ridare a questa regione innanzitutto la speranza per il suo futuro. E questo soprattutto lo dobbiamo alle generazioni che verranno, che guardano un po' smarrite, diciamo, questi eventi, e da loro dobbiamo dare fiducia innanzitutto attraverso i nostri comportamenti, che costituiscono, se vogliamo, e lo costituiscono anche degli esempi. Grazie. Allora, ringraziamo del suo saluto l'assessore, che ci ha dato anche notevoli spunti di riflessione su cui magari poi ci torneremo in sede di dibattito. Adesso la parola alla dottoressa Deborah Giraldi, segretario generale della Giunta regionale, per un ulteriore punto di ulteriori considerazioni. Prego.
Prego, prego, prego. Guardi, nell'organizzazione, grazie innanzitutto per la sua richiesta. Sì. Piacere di conoscerla. Grazie. No, no. Nell'organizzazione di questa giornata, che mi auguro sia non solo una vetrina di ciò che la Regione Marche sta facendo, ma possa anche essere utile per tutti gli operatori qui presenti, avevamo pensato, al fine di rendere efficiente e funzionale i lavori di tutti, di destinare una parte della mattinata ad un confronto e anche a dei quesiti che possono sorgere, conseguentemente anche agli interventi di tutti i relatori estremamente qualificati. Quindi, se condivide, vorrei portare avanti, diciamo, questo programma dandole la massima disponibilità a farlo magari a fine mattinata, con l'impegno da parte dei relatori di essere presenti e di poter, diciamo, dare delle risposte esaustive alle necessità che vengono rappresentate. Grazie. Dunque, mi unisco diciamo, ai saluti che l'assessore Cesetti, e anche un ringraziamento all'intervento che ha fatto, perché è stato un intervento non formale né formalista, ma un intervento sostanziale. Mi unisco ai saluti che ha portato da parte del Presidente della Giunta regionale, il quale ha tenuto particolarmente alla nostra presenza nonostante i numerosissimi impegni, proprio per testimoniare l'attenzione e la sensibilità che l'attuale amministrazione di governo pone ai temi della trasparenza. Ringrazio i presenti, ringrazio anche le prefetture di Ancona e Macerata e ringrazio i consiglieri regionali, la cui presenza testimonia la sensibilità che l'amministrazione dedica a questi temi. L'intervento dell'assessore Cesetti è stato estremamente, diciamo, corposo. In maniera scherzosa lo definisco sempre non solo un amministratore, ma anche un amministrativo, perché ha avuto degli aspetti tecnici molto importanti, soprattutto in riferimento all'impegno e allo sforzo che la Regione dovrà mettere in campo sulla partita della ricostruzione post-sisma. E il nostro impegno e sforzo sarà massimo in questo senso, non soltanto per pubblicare e rendere pubblico quello che noi stiamo facendo, ma appunto, come lui ha già sottolineato in maniera estremamente significativa, al fine di rendere accessibili a tutti i contenuti dell'attività di governo. Sin da quando sono entrati in vigore i decreti legislativi, i decreti delegati di attuazione della legge anticorruzione, oramai sono passati più di 4 anni, taglieremo il traguardo nella prossima primavera al 5º anno, io ho sempre inteso la riforma non come un adempimento. Nelle riforme bisogna crederci. Se si vivono come adempimenti burocratici, l'insuccesso è totale. E crederci significa portare dentro alle organizzazioni e dentro alle amministrazioni con enorme fatica. Significa portare una cultura organizzativa diversa, un atteggiamento culturale e mentale da parte nostra, da parte dei dipendenti, diverso rispetto all'impostazione che abbiamo sempre avuto. In Regione, come abbiamo cercato di tradurre in provvedimenti, poi i relatori che seguiranno il mio intervento estremamente qualificati lo illustreranno in maniera più incisiva rispetto a quello che io farò, all'atto dell'adozione del piano triennale anticorruzione, del piano della trasparenza, nonché del piano della performance, che è lo strumento con cui si assegnano gli obiettivi ai dirigenti, la Giunta regionale ha previsto che le misure del piano anticorruzione e del piano triennale della trasparenza siano misure obiettivi a carico di tutta la struttura dirigenziale, nessuno escluso. E questa scelta è stata dirimente al fine di rendere operativo e pratico i desiderata di obiettivi politici nell'accezione più positiva del termine. Perché quando i dirigenti saranno valutati rispetto a ciò che porteranno avanti
In ordine a quanto previsto dal piano anticorruzione, la loro attività sarà costantemente orientata e uniformata alle previsioni della trasparenza e dell'anticorruzione. Il piano della performance è uno strumento utilissimo in questa direzione, è un ulteriore strumento di programmazione in linea con il piano anticorruzione e con il piano della trasparenza. E chi mi seguirà negli interventi vi illustrerà il collegamento, il filo rosso che lega questi strumenti di programmazione. Lo abbiamo aggiornato, mi sembra, a fine giugno, Stefania, il piano della performance. Come l'abbiamo aggiornato? Non prevedendo obiettivi, diciamo, teorici, non misurabili e non chiari. Quando parlavamo io e l'assessore di accessibilità dei contenuti, abbiamo cercato di tradurre in atto l'azione di governo. Abbiamo previsto che gli obiettivi inerenti alle varie tematiche del SISMA siano misurabili e chiari, e questo non soltanto per l'utenza interna, e cioè la struttura dirigenziale, ma anche per l'utenza esterna, i cittadini tutti del territorio della Regione Marche e non soltanto di quelli colpiti e interessati purtroppo dagli eventi sismici. Io concludo qui il mio intervento, ma consentitemi un ringraziamento particolare non solo a tutta la struttura. Io sono arrivata e mi sono insediata i primi di febbraio, quindi è qualche mese che lavoro in Regione, ma devo ringraziare pubblicamente, ci tengo a farlo, tutte le persone con le quali io mi trovo a lavorare ogni giorno, perché ho trovato un'estrema collaborazione fattiva, e ringrazio in particolare, lo voglio fare individualmente, i colleghi che ho creato, diciamo, una squadra, un team sul tema dell'anticorruzione, e sono Loredana Garfagna, Antonella Campana, Tiziana Cantelli e Gianni Samuele. Sono i colleghi che in maniera assolutamente autonoma ma estremamente motivati mi aiutano a portare avanti l'azione di monitoraggio e di controllo su tutta la struttura dirigenziale delle azioni previste nel piano anticorruzione, e ci tenevo a ringraziarli individualmente perché senza il loro supporto oggi non potremmo darvi conto di quello che stiamo facendo sui temi oggetto della giornata. Concludo veramente dicendo e augurandovi un buon lavoro in questa giornata, prima giornata della trasparenza della Regione Marche. Abbiamo in programma intenzione di realizzarne delle altre, anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. Mi scuso per il fatto che l'abbiamo organizzata forse in maniera diciamo ad anno inoltrato e avviato, ma purtroppo gli eventi che hanno colpito la Regione sono ben noti a tutti, e io con estrema soddisfazione e gratitudine ai miei collaboratori, che ringrazio ancora una volta, sono qui a dire che l'abbiamo potuta realizzare nonostante, diciamo, il grande impegno che ci vede impegnati sui temi estremamente critici e delicati del SISMA. E auguro a tutti ancora un buon lavoro. Grazie. Allora, proseguiamo entrando un po' nel vivo dell'illustrazione delle relazioni, e chiamo a questo tavolo la dottoressa Enrica Bonvecchi per poter illustrare il primo argomento, che è il piano della trasparenza e anticorruzione 2017-2019, linee guida all'accesso generalizzato e registro degli accessi della giunta regionale. Prego Enrica. Un brevissimo intervento, ma mi ero purtroppo dimenticata, per dire che già stiamo provvedendo alla pubblicazione online delle pratiche di ricostruzione, e sono visualizzabili al sito www.regione.marche.it, regione-utile/terremoto-marche, dati sul SISMA. Grazie, era solo una informazione. Sente, sì, perfetto. Salve a tutti. Quello che il segretario generale appunto diceva, insieme anche chiaramente prima di lei all'assessore Cesetti, è il fatto che l'applicazione pratica di questa normativa
ci vede tutti coinvolti a tutti i livelli. Come precedentemente prima di me dicevano appunto i relatori, la normativa sulla trasparenza e l'anticorruzione, che sono poi due facce della stessa medaglia, va a colpire tutto il modo di lavorare della pubblica amministrazione. Quindi non solo a certi livelli, non solo in certi settori. Io adesso dirigo la SUAM, che è la stazione appaltante, quindi come ben sapete per la corruzione gli appalti sono pane quotidiano, sembra, dagli onori della cronaca. Però diciamo che, ripeto, appunto la trasparenza e l'anticorruzione colpiscono tutti i settori della pubblica amministrazione. Ed è un lavoro di squadra, perché, come si diceva prima, è come il grande insegnamento del bravissimo giornalista Piero Angela: la slitta va alla velocità del cane più lento. Se non riusciamo tutti ad alzare un livello, il livello appunto di applicazione, quindi se non riusciamo ad alzare lo standard della trasparenza dentro la pubblica amministrazione tutti insieme, andremo necessariamente alla velocità di chi nelle strade quotidiane lo viviamo davanti a noi vanno più lenti. Quindi il lavoro di squadra è ovviamente il primo modello organizzativo da mettere in atto, ed è infatti un modello, quello che è stato messo in atto dalla Regione Marche, un modello di organizzazione a rete, una rete interna di tutti i referenti che appunto all'interno di ogni singolo servizio, ogni singolo settore sono i referenti della trasparenza e dell'anticorruzione, e una rete esterna alla regione, dove la regione tramite appunto i suoi enti strumentali opera. Una rete anche con all'interno della stessa regione con il Consiglio regionale, una rete appunto con le società partecipate. È una rete che ci vede coinvolti a tutti i livelli, e è per questo appunto che proprio con questo modello organizzativo che siamo riusciti, un plauso veramente a chi lavora tutti i giorni dentro alla regione, ad avere questo, cioè ad arrivare primi in classifica, perché ripeto, se no non sarebbe stato ovviamente possibile, né per il merito di una persona, né per il merito di un dirigente, né per il merito di un politico. Rispetto appunto a questo obiettivo che dicevamo appunto ci vede coinvolti nel promuovere l'applicazione della normativa in materia di corruzione e antitrasparenza, abbiamo fatto una grandissima formazione già dallo scorso anno e anche quest'anno in questa materia a tutti i dipendenti, allargando questa formazione anche ai dipendenti appunto degli enti strumentali, piuttosto che vigilare sul rispetto di tali obblighi. Infatti l'RPC, responsabile della prevenzione della corruzione, richiama ogni tanto all'ordine, ci ricorda l'applicazione appunto di questi obiettivi che, come si diceva prima, sono entrati di forza e di prepotenza già dallo scorso anno dentro al piano della performance. Così come anche l'applicazione delle linee guida ANAC appunto sugli enti vigilati. I lavori in corso, come vedete nelle slide, sono, cioè ogni anno chiaramente cerchiamo di alzare lo standard, ok? Adesso, lo scorso anno siamo arrivati a un'applicazione bella, generalizzata, compiuta di tutto l'ente, tant'è che su controllo a livello nazionale siamo arrivati primi, perché abbiamo lavorato appunto bene su tutti i settori. Oggi invece siamo chiamati a questa collaborazione con gli enti pubblici e privati controllati e vigilati appunto dalla regione, mettendo insieme, perché poi varie sono le normative, no, che si intersecano, per chi lavora sul settore lo sa, abbiamo la normativa appunto sulle inconferibilità e le incompatibilità che ci vede coinvolti ogni giorno in prima battuta e chiamati a dare anche dei feedback normativi in questo. Per cui il database delle nomine, l'elenco delle persone giuridiche, l'elenco degli enti a cui la regione appunto aderisce ai sensi della legge regionale. L'analisi di contesto dell'illegalità delle Marche, come diceva prima l'assessore Cesetti, ci vede ancora messi bene a livello appunto nazionale.
tutte i report che vengono forniti dalle prefetture a livello appunto ministeriale, che purtroppo, dico io, arrivano un po' in ritardo questi dati, perché siamo chiamati tutti a fare la nostra analisi di contesto, no? All'inizio del nostro piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Un'analisi di contesto che però si basa su dati che dovrebbero essere più aggiornati. Noi oggi abbiamo nel 2017 dati disponibili del 2015, cioè viaggiamo con un po' di ritardo rispetto a un'analisi di contesto che invece dovrebbe anno per anno avere il dato aggiornato per poter poi intervenire con questi piani in un modo fattivo e concreto, come veniva appunto richiamato prima dal segretario. Però diciamo che questa analisi di contesto, come potete vedere, abbiamo i nostri punti di forza, che abbiamo questa tranquillità sociale, questo benessere economico che chiaramente con la crisi a livello nazionale e con il terremoto poi chiaramente ci vede un po' più in debolezza più che come punto di forza. Però abbiamo come opportunità la presenza delle associazioni dei consumatori e la partecipazione dei cittadini, con la quale appunto abbiamo collaborato. La presenza delle associazioni dei consumatori, non a caso abbiamo fatto già dallo scorso anno e quest'anno dei bellissimi progetti di collaborazione e di sensibilizzazione anche da parte dei cittadini. Se noi ci guardiamo un attimo intorno alle varie giornate della trasparenza, dove per volere normativo dovremmo riuscire anche a costruire un canale di dialogo con i cittadini sono pochi quelli che partecipano alle varie giornate della trasparenza degli enti. Forse non è quella la sede, no? Se l'abbiamo sperimentata un anno, due, tre, vediamo che qualsiasi ente che fa le sue giornate della trasparenza, alla fine gli uditori non sono, cioè i cittadini non partecipano se non tramite appunto le loro associazioni, forse il canale di dialogo da costruire non è tanto nella giornata della trasparenza quanto con progetti specifici. Infatti, è quello, infatti, il problema è proprio questo, riuscire a creare... amici, scusi, intanto finisco, poi magari interveniamo. Le chiedo scusa, amici, però se facciamo l'esigenza manifestata dal signore precedente, cioè quella di poter fare le domande, una cosa, il che non significa che uno sta parlando, uno fa delle interruzioni, chiedo scusa. Sì, ho capito, però se non facciamo finire gli interventi non andiamo avanti, grazie, scusi. Per dire che però, appunto, ritornando al discorso, il dialogo con i cittadini e con le associazioni dei consumatori deve essere un dialogo che va costruito su progetti specifici. Poi magari, amici stesso, magari di questi progetti ce ne parla. L'analisi di contesto interno, appunto, è quello che dicevamo prima. Le nostre tipologie di procedimenti abbiamo circa 1143 tipologie di procedimenti. Per il 61% di queste tipologie sono stati mappati i rischi di corruzione. Quindi è chiaro che abbiamo un lavoro di monitoraggio e di controllo da fare pressante su questo. Abbiamo lavorato, la redazione di un manuale per migliorare la standardizzazione delle tipologie dei procedimenti, perché una delle cose su cui, se voi vedete infatti 1143 tipologie di procedimenti, è un dato che un pochino forse potrebbe allarmarci, no? Forse magari non abbiamo standardizzato bene il concetto di procedimento amministrativo, quindi anche questo magari è un lavoro su cui siamo chiamati un pochino a lavorare, appunto. Miglioramenti della piattaforma delle banche dati dei procedimenti e l'introduzione del calcolo delle probabilità di rischio per ciascun procedimento. Quindi tutto questo è mappato e i risultati di tutto questo, che sono il monitoraggio a cui siamo chiamati annualmente, vengono appunto pubblicati. Dal punto di vista della semplificazione, l'informatizzazione, questi sono gli obiettivi che appunto sono stati posti per quest'anno. Il miglioramento organizzativo e l'efficienza delle strutture regionali. Abbiamo all'inizio dell'anno operato una riorganizzazione completa della macchina amministrativa regionale. L'assessore Cesetti, infatti, è come assessore al personale artefice anche di questa
di questa riorganizzazione. Abbiamo lavorato moltissimo sulla modulistica, in modo addirittura antesignano rispetto a quella che poi è stata la normativa che ha imposto la pubblicazione online dei moduli per far sì che lo start del tempo del procedimento, perché il tempo del procedimento e di chiusura del procedimento è una cosa importante, perché se ci fate caso la legge 241, a parte i principi dell'articolo 1, è la prima legge, no? La legge 241 del 90, è la prima legge che disciplina i procedimenti amministrativi. Finalmente, fino a quella data, il procedimento amministrativo era un concetto teorico, giuridico, da quella data diventa un concetto normativo. Che cos'è il procedimento amministrativo? Bene, il primo articolo ci dice i principi, il secondo articolo ci dice il termine entro il quale deve chiudersi il procedimento amministrativo, cioè già la fine. Dice, ma come? Siamo partiti adesso, è la prima volta che c'è una legge che finalmente mi spiega che cos'è che è più importante di tutti? Il termine, la fine, entro quanto fai tu pubblica amministrazione. Tant'è che infatti proprio su questo, proprio sul termine e proprio per far decorrere il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve chiudere il procedimento amministrativo, è importantissima la pubblicazione della modulistica e sul quale appunto abbiamo lavorato moltissimo, così come lo sportello telematico per le segnalazioni di semplificazione. Anche qui siamo stati antesignani, non più tardi di ieri l'associazione Acumar, che appunto ci ha girato la stessa, è stata pubblicata le linee guida sulla semplificazione e parlano proprio di come la pubblica amministrazione dialoga con il cittadino. Noi lo sportello per la semplificazione l'abbiamo previsto in una legge del 2015, attuato adesso a gennaio del 2017. Le linee guida sono di ieri, siamo già a metà del 2017. Per dire che se si lavora bene e se si metabolizza bene quello che è l'obiettivo della normativa, ci si arriva anche in modo anticipatorio rispetto a quella che è poi la normativa di settore stessa. L'informatizzazione lo stesso è una grandissima spinta che è stata data alla digitalizzazione appunto dei procedimenti amministrativi. Abbiamo diversi software, diverse banche dati, sia Open Act per i decreti che il Paleo Smart Office appunto per il protocollo informatico e tutte le comunicazioni interne, così come Procedimarca è un'altra banca dati dei procedimenti amministrativi, tutti dialoganti, che non è una cosa scontata, perché ci riempiamo spesso, no, la bocca del, oppure capiamo bene qual è l'obiettivo che ci viene dato a livello nazionale dall'Agit piuttosto che da tutti i piani appunto di informatizzazione. Sì, va bene, tutti devono dialogare, dobbiamo dialogare, e poi giornalmente ci scontriamo sul fatto che la mia banca dati non dialoga con la tua banca dati. Un esempio importantissimo, ad esempio, nella materia degli appalti, stiamo andando, per volontà del legislatore europeo ovviamente che ce lo sta imponendo, stiamo andando verso un'informatizzazione spinta della banca dati e degli operatori economici, in modo che l'operatore economico che partecipa a una gara d'appalto in Italia, piuttosto che in Francia, piuttosto che in Germania, sa, è già catalogato e ognuno sa che cosa fa, basta solo inserire il codice fiscale o la partita IVA dell'operatore economico e in automatico la pubblica amministrazione già sa se può partecipare o non può partecipare a quell'appalto, se ha i requisiti o non ha i requisiti per quell'appalto. È questo un obiettivo strategico importantissimo, come potete ben capire, per quanto riguarda il mondo della contrattualistica pubblica, ma lo è chiaramente per quanto riguarda la pubblica amministrazione in genere. Procedimarca è il censimento, come dicevamo prima, appunto di tutta l'attività amministrativa, è stato creato, questo lo chiedo alla Carfagna che è una delle artefici di questo, in attuazione della legge del 2015, la 13 del 2015, la legge regionale, in attuazione appunto di questa legge regionale del 2015, dove già appunto si prevedeva questa banca dati dei procedimenti amministrativi, non solo della regione Marche, ma dei procedimenti amministrativi di tutti gli enti del territorio della regione Marche. È stato fatto un lavoro di mappatura
diciamo così, sostanzioso anche lì per una volontà legislativa a monte, che era quella dello sportello unico delle attività produttive, laddove appunto si doveva informatizzare questi SUAP, e siamo arrivati un po' anche lì in modo antesignano rispetto alla normativa. Misure generali, vabbè, il nostro sito della trasparenza penso che chiaramente possiamo un po' anche bypassare. Il fatto di aver lavorato per riuscire a standardizzare diciamo così, l'applicazione da parte di tutti di questa normativa ha imposto a chi appunto questa normativa, diciamo così, è il pane quotidiano della trasparenza, ha imposto la formazione delle checklist. Già la stessa Europa ce lo impone, no? Ad esempio, quando si usano dei fondi comunitari, coloro che fanno i controlli di primo e di secondo livello hanno le loro belle piste di controllo, le chiamano, no? Sono altro che checklist, per andare a verificare che tutto quello che era previsto poi l'hai fatto. Lo stesso è questa, la checklist che è stata redatta dal gruppo di lavoro appunto della trasparenza della Giunta regionale, che mettendola appunto sulla intranet ha aiutato tutti i RUP, tutti i responsabili del procedimento, a mettere in pratica per ogni singola tipologia, per ogni singola area di intervento, quello che la normativa della trasparenza e anticorruzione dice, per poterla poi attuare. Le misure, dicevamo, la prevenzione del conflitto di interessi, quindi tutto mappato sull'obbligo di astensione, il dovere di segnalazione, il codice di comportamento dei dipendenti, abbiamo anche tutto per quanto riguarda il whistleblower, abbiamo anche le segnalazioni anonime, l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi, i patti di integrità e i protocolli di legalità. Questi sono stati appunto approvati già dallo scorso anno da parte della Giunta regionale. Tutta la materia dell'inconferibilità e incompatibilità che vi dicevo prima, la rotazione del personale maggiormente esposto al rischio di corruzione, con la riorganizzazione che vi dicevo prima all'inizio dell'anno, il principio di rotazione, l'applicazione del principio di rotazione è stata un obbligo, io ne sono una vittima e testimonianza di questo. Il collegamento alla performance che dicevamo prima, che poi adesso magari ci viene spiegato meglio dalla collega appunto che segue questa azione, però dicendo appunto come tutte le azioni della trasparenza, prevenzione della corruzione, per poter appunto essere colte in un modo, diciamo così, diverso rispetto a quello che è l'obbligo solo normativo di rispetto, qui invece è a dire: bene, io ti pongo questo obiettivo, notate la differenza tra obbligo e obiettivo, io ti pongo questo obiettivo e il migliore chiaramente cerca appunto di attuarlo, lo stesso obiettivo, ecco perché questo collegamento. L'altro aspetto su cui abbiamo cercato appunto di lavorare da questo anno, anche in... diciamo anche qui su spinta della normativa, è stata proprio diciamo così, la focalizzazione sulle carte dei servizi, perché spesso la pubblica amministrazione si pone nell'ottica un po' quasi del monopolista, no? Ragionando in termini economici, ci sto solo io, devi venire per forza da me, come lo faccio, quando lo faccio, vediamo. La carta dei servizi ci impone, ci mette in un'ottica diversa come pubblica amministrazione. Ci impegniamo nei confronti del nostro utente, che può essere sia il cittadino ma anche gli operatori economici, insomma tutti coloro che si rivolgono alla pubblica amministrazione, ci impone il rispetto di modalità di erogazione, di standard di qualità dell'amministrazione, informazioni appunto sulle modalità delle tutele, e chiudendo velocemente sull'accesso civico e l'accesso generalizzato, questo è stato un lavoro appunto di quest'anno messo ben a fuoco da parte della Giunta regionale, dove appunto è stato redatto, o comunque si sta è in fase di redazione appunto di un regolamento interno su come riuscire in modo anche qui standardizzato ad avere questa applicazione di questa materia, perché non può essere l'applicazione della materia della trasparenza / accesso civico e generalizzato, non può essere lasciata alla sensibilità
del singolo funzionario responsabile del procedimento che si vede ricevere appunto la richiesta di accesso. Quindi riuscire a standardizzare e a ragionare tutti con gli stessi termini e le stesse misure è ovviamente uno degli obiettivi su cui quest'anno appunto l'amministrazione si è concentrata. Che cos'è l'accesso civico? Io penso che sia oramai noto a tutti e possiamo tranquillamente, magari queste slide tanto rimarranno online nel sito della regione, per cui ve le potete tranquillamente scaricare. Io non so se il segretario voleva aggiungere qualcosa rispetto a questa linea di azione già da, che appunto come RPC in questa veste è chiaramente come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ok. Allora, come preannunciato dalla dottoressa Bonvecchi, domande. Interventi che volevano magari prima, esatto, sì, di va passare bene, a se magari presentava quel progetto anche che abbiamo fatto. Sì, anticipo, ecco, quello che poi dopo per il quale sarò relatore sul progetto che stiamo attuando anche grazie al contributo e alla promozione della Regione Marche sui territori per sensibilizzare i cittadini, perché queste normative sono di un'importanza estrema. Tuttavia, se non scendono nella società civile, se nessuno le spiega al cittadino, purtroppo non c'è quel controllo esterno, quello stimolo esterno che fa funzionare la macchina amministrativa. Quindi noi in questo progetto, che poi illustrerò, appunto scenderemo nei vari territori per coinvolgere gli studenti, soprattutto spiegare queste norme. Ecco, io vorrei fare un invito, colgo l'occasione, perché noi siamo stati sempre contrari a giornate della trasparenza cumulative, cioè ogni pubblica amministrazione deve fare la propria giornata. I documenti che deve presentare sono di importanza estrema, i piani e le relazioni delle performance, visto che gli enti svolgono funzioni di importanza vitale per tutti noi, devono richiedere il suo tempo, devono essere spiegati bene agli stakeholders e ai cittadini. Le relazioni delle performance, in base ai quali devono essere dati premi ai dirigenti e ai dipendenti degli uffici, sono di importanza vitale, perché stabilire come un'amministrazione diciamo, determina il piano delle performance, gli obiettivi, è importante, perché se sono obiettivi normali, la macchina amministrativa non funziona. Devono essere obiettivi ambiziosi, all'interno dei quali ci devono essere anche gli standard di qualità dei servizi. Quindi io mi raccomando, per il futuro, in linea a quello che ha detto lei, Assessore, mettiamo in pratica quei principi che ha detto lei. La trasparenza deve essere anche su questo. Giornate della trasparenza, ognuno fa la propria. Grazie. Rispetto a questo era quello un po' che dicevamo però prima, amici, cioè controbatto. Dottoressa, io sono d'accordo con amici sul fatto che forse sono necessarie più giornate della trasparenza, e su questo noi ci impegniamo, perché, ripeto, noi non è che dobbiamo, vogliamo. Però credo invece sia utile che tutte le amministrazioni lo facciano insieme, più, ma tutti insieme, perché l'azione non può essere disgiunta. Cioè la Regione Marche, le sue agenzie, i suoi enti dipendenti non possono diciamo camminare separati, devono camminare insieme verso un unico obiettivo e, se vogliamo, con la stessa velocità. Solo così si riesce a cogliere al pieno, diciamo, l'importanza di questi strumenti, che poi, come dicevo prima, sono strumenti di democrazia. Quindi io, per quel che mi riguarda e per quelle che sono le mie competenze politiche, ma il segretario già l'ha detto e è d'accordo, noi faremo in modo, no segretario, ci impegniamo a fare più giornate della trasparenza, questo sì, ma quando le faremo, come è stato fatto oggi, tutte le amministrazioni, le agenzie, gli enti dipendenti di Regione Marche, tutti insieme dovranno operare in questa direzione. Grazie. Amici, è chiaro, faremo più riunioni. Ricordo che, tra l'altro, i piani, e ovviamente sono atti,
sono atti abbastanza leggibili e comprensibili e come tale pubblicati, quindi accessibili. È utile il confronto, ma certamente non credo che questi atti debbano essere spiegati, talmente chiari sono, no? Specialmente a tanti addetti ai lavori. Però sono necessarie più azioni di confronto, magari per dirci come possiamo migliorare. Questo è. A posto, siamo d'accordo? È chiaro. Noi le raccomandazioni dell'ANAC ovviamente le raccogliamo nel momento in cui le riteniamo utili, diciamo, alla causa e ai nostri doveri e voleri, come dicevo prima. Non è che noi operiamo sotto dettatura di ANAC o di qualcun altro. Allora, se passiamo adesso all'altro argomento interessante, che è quello già preannunciato dalla dottoressa Bonvecchi sulla relazione alla performance 2016 e piano delle performance 2017-2019 da parte della dottoressa Baldassarri, dirigente regionale, alla quale cedo volentieri anche un posto seduta per poter lavorare più tranquilla. No. Grazie Paolo. Sono Stefania Baldassarri, come già è stato annunciato, e parto dal titolo: trasparenza e prevenzione della corruzione correlate al ciclo della performance. È importante, perché non è importante solo il piano della performance, che è comunque un prodotto, un modulo fondamentale del ciclo della performance, ma è importante che avvenga tutto, che si realizzi bene tutto il ciclo della performance, il che significa non solo redare, come ci dicono le regole, il piano nei tempi dovuti, perché altrimenti incorriamo nelle relazioni delle Corte dei Conti oppure in altre cose. Quello che è importante tutto il passaggio per monitorare la performance. La cosa più importante di questo ciclo, ovviamente, è stato detto da tutti i relatori e annunciato dall'assessore fin dall'inizio, sono i soggetti principali, i cittadini. Perché i cittadini? È chiaro che i cittadini sono soggetti fondamentali della pubblica amministrazione. Sono le persone che comunque effettivamente ricevono servizi dalla pubblica amministrazione e hanno quindi dei diritti di conoscere, di sapere e anche di esprimere le loro esigenze, e hanno anche diritto di conoscere, di sapere in modo chiaro, trasparente, in maniera tale da poter capire e da poter avere quindi un dialogo quanto più efficace. Quindi i cittadini in prima linea. I cittadini, chiaramente il programma di governo del governo regionale è fatto in base alle esigenze dei cittadini. C'è una forte correlazione tra i cittadini e il programma di governo regionale. Dal programma di governo regionale, ovviamente, in base agli obiettivi del programma di governo regionale, si determinano poi gli obiettivi, cioè in base a una strategia programmata, si determinano quelli che sono gli obiettivi che per il triennio vengono assegnati ai dirigenti e in particolar modo nell'anno corrente. Ai dirigenti, e quindi significa ai dirigenti, a tutta la struttura. Come dicevamo, chiaramente, come diceva la collega, ovviamente significa assegnarlo ai dirigenti, significa assegnarlo a una squadra di persone che devono andare avanti allo stesso passo, possibilmente ad un passo quanto più efficace possibile. Ovviamente il piano della performance, di cui poi parleremo, deve essere fortemente correlato
al piano dell'anticorruzione e della trasparenza. Quindi deve tener conto in maniera strettissima delle esigenze dell'anticorruzione, della trasparenza e anche delle esigenze chiaramente nel documento programmatico finanziario, il DEF, perché ovviamente deve tener conto delle risorse a disposizione della Regione Marche. Continuando nel ciclo, e qui vengo alla parte anche importante, è molto importante ovviamente durante l'anno monitorare gli obiettivi, perché la performance non è fatta per punire i dirigenti che non raggiungono gli obiettivi, è fatta per aiutare in maniera tale da poter valutare durante l'anno se ci sono delle criticità per poter raggiungere quegli obiettivi, gli obiettivi che non sono solo dei dirigenti, sono della giunta e sono dei cittadini. Quindi il monitoraggio è molto importante e quindi noi ci stiamo sforzando di fare quante più possibili sessioni di reporting, cioè che sono azioni di monitoraggio, per poter valutare in tempo le criticità che nel tempo possono sorgere e poter quindi rimuovere queste criticità per raggiungere gli obiettivi preposti. Quindi è importante la rendicontazione, è importante la verifica e si conclude poi questo monitoraggio, ovviamente fatto con la struttura tecnica permanente, diciamo della performance, e con l'OEV, col COCIV, cioè con l'organismo di valutazione della performance, si conclude con la relazione alla performance dell'anno, la cui relazione ovviamente è a disposizione e soprattutto è importante per rendicontare ai cittadini che sono i primi detentori delle esigenze, alla governance ovviamente, per rendicontare sull'attività fatta, ma non solo rendicontare perché dobbiamo comunque rendicontare dal punto di vista amministrativo, ma per spiegare come sono state fatte certe cose ed eventualmente spiegare i motivi per cui certe cose, certi obiettivi non si sono potuti raggiungere e vedere quindi, avere quindi un feedback di ritorno sia per la programmazione strategica della governance e sia chiaramente per il futuro piano della performance. È da questo punto di vista che dico non è importante il solo piano della performance, quello che è importante è tutto il ciclo, perché è il ciclo che ci unisce ai cittadini, che ci unisce tutti insieme per migliorare l'amministrazione e i cittadini. E questo mi sembra che sia stato abbastanza detto anche dall'assessore, ovviamente, questa cosa. Vado avanti perché altrimenti rischio di essere troppo... Scusate, prendo questo perché è scritto troppo piccolo e è data l'età. ho pensato di andare in ordine cronologico e quindi parlare subito della relazione alla performance dell'anno 2016. La relazione è stata presentata a giugno del 2017 con la delibera 720 ed è stata immediatamente pubblicata in amministrazione trasparente. Come di consueto, ormai da diversi anni, contiene una prima analisi sull'identità della Regione Marche e quindi ovviamente su come siamo organizzati, sulle risorse finanziarie e sul capitale umano. È importante, non sono risorse umane, capitale umano, perché significa che le persone che comunque lavorano vogliono migliorare ogni giorno e quindi è un capitale che la Regione Marche si ritrova per poter quanto più essere efficienti. Dopodiché un altro capitolo riguarda l'analisi di contesto.
un'analisi di contesto che è fatta, che è realizzata sia confrontando statisticamente con un quadro europeo, con un quadro internazionale, con un quadro della Regione Marche. E un capitolo sul benessere ecosostenibile, il BES, che comunque è una banca dati che misura in qualche maniera, cioè vede i dati statistici dal punto di vista appunto dei cittadini, come i cittadini considerano il proprio benessere. Quindi questo è anche un altro punto di ascolto. Purtroppo, qui devo dire questo, le informazioni che vengono prodotte non sempre sono così recenti e questo è comunque un mio cruccio. A questo cercheremo col tempo di migliorare, cercando comunque di trattare statisticamente anche quelli che sono gli archivi amministrativi presenti nella Regione Marche, in maniera tale da poterli poi unire alle database statistici dell'Istituto Nazionale di Statistica o di altre banche dati comunque importanti, per poter quindi rendere i dati quanto più vicini al tempo e quindi quanto più utili per poter decidere, per poter programmare. Come diceva la dottoressa Bonvecchi, chiaramente con dei dati vecchi di 2 anni si fa un po' fatica, però comunque se c'è una tendenza si vede comunque la tendenza e quindi questo può essere importante, cercando sempre di migliorarci in termini di tempo, ovviamente. Poi arriviamo al clou della relazione, cioè gli obiettivi di governo, il sisma, poi abbiamo, viene poi fatta una relazione sugli obiettivi trasversali e un quadro sintetico delle azioni attuate, gli obiettivi specifici, quadro sintetico delle azioni e delle strutture regionali, e questo è stato fatto appositamente per rendere quanto più comunicativo i risultati. Rappresentazione grafica del grado di conseguimento degli obiettivi, cioè viene messo accanto ad ogni obiettivo una faccetta smile che è rossa, verde o gialla a secondo del raggiungimento degli obiettivi. Quindi questo fa immediatamente capire come se sono stati raggiunti gli obiettivi e come sono stati raggiunti gli obiettivi. Il piano della performance, come ormai da diverso tempo, scusate, la relazione sulla performance, come ormai anche il piano della performance, contiene anche i risultati delle agenzie per i servizi nelle strutture agroalimentari delle Marche, ASSAM, l'Agenzia Regionale Sanitaria, ARS, e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, ARPAM. Questo è comunque importante, perché comunque significa che anche gli enti strumentali e anche le agenzie collegate alla regione devono essere comunque collegati a un'azione strategica della regione. Quindi non può essere uno a sé, non ci può essere ognuno a sé. Deve essere comunque tutto collegato, intanto per essere più efficienti e poi essere quanto più ovviamente efficaci. Un esempio. La relazione si trova sul sito e quindi ovviamente può essere visionata da ciascuno di voi. Un esempio di quello che dicevo delle faccette smile. Verde, obiettivo raggiunto, obiettivo di conseguimento tra il 91 e il 100%, il giallo, obiettivo parzialmente raggiunto, il rosso non raggiunto e il grigio, obiettivi sterilizzati, non applicabili. Questo significa che grazie al monitoraggio sono intervenuti nel frattempo dei fattori, cioè si è evidenziato grazie al monitoraggio e questo significa che sono intervenuti nel frattempo dei fattori che non hanno permesso comunque di raggiungere l'obiettivo, chiaramente dei fattori esterni che non potevano essere conosciuti all'inizio quando è stato realizzato il piano della performance. Vado al clou. Piano della performance 2017-2019. È stato approvato
è stato approvato entro i termini con la delibera 79 del 30 gennaio 2017. Bypasso il discorso dell'identità delle marche e dell'analisi di contesto, che viene sempre ripetuta sia nel piano della performance che nella relazione alla performance, proprio per poter fare un confronto. Però appunto, siccome l'ho spiegato prima, cerco di non rubare il tempo. E praticamente all'epoca sono stati comunque decisi dalla Giunta una percentuale del piano della performance, il 50%, per lasciare poi il residuale 50% ad un aggiornamento del piano della performance, a un futuro aggiornamento del piano della performance, per poter specificare quanto meglio gli obiettivi specifici relativi al sisma marchigiano. Nel 50% che è stato attribuito al piano della performance sono stati considerati gli obiettivi trasversali, cioè sono obiettivi che devono essere raggiunti in squadra da tutte le strutture della Regione Marche, da tutti i dirigenti. E questi obiettivi riguardano delle aree fondamentali di cui abbiamo parlato: area trasparenza e anticorruzione, area digitalizzazione e area finanziaria, ovviamente. Questo perché comunque la macchina regionale, quanto più funziona, quanto meglio funziona, quanto chiaramente si possono raggiungere gli obiettivi. Quindi è importante che la macchina regionale lavori per degli scopi innovativi rivolti alla trasparenza, all'anticorruzione e a rendere quanto più efficiente ed efficace la parte finanziaria. Il decreto legislativo 118 questo ce l'insegna. Poi che cosa è successo? Chiaramente si è pensato all'altro 50%, cioè diciamo che con la delibera 721 del giugno 2017, come ci diceva il segretario generale, è stato aggiornato il piano della performance e sono stati aggiunti dei moduli importanti. Sono stati aggiunti gli obiettivi relativi al sisma e un obiettivo trasversale che rispetto agli anni passati all'inizio mancava, quello della comunicazione, perché comunque l'obiettivo trasversale della comunicazione è altrettanto importante, perché è quindi il filo che lega i cittadini alla pubblica amministrazione. E una comunicazione efficiente significa che i cittadini possano percepire meglio le azioni delle amministrazioni e quindi avere un dibattito quanto più proficuo tra i cittadini e l'amministrazione. Quindi questo ha comportato una nuova attribuzione dei pesi. Una nuova attribuzione dei pesi, e quindi ovviamente non poteva che essere un'attribuzione di ben il 70% agli obiettivi relativi al sisma, e di conseguenza, anche se importante, però comunque rispetto al sisma meno importante, chiaramente un abbassamento degli obiettivi trasversali che sono importanti per rendere più efficace la macchina amministrativa. Quindi una riduzione al 20% degli obiettivi trasversali e un 10% solo chiaramente ad obiettivi specifici di settore, perché comunque esistono delle strutture che non hanno degli obiettivi relativi al sisma e che quindi comunque lavorano per la regione, per la macchina amministrativa e per migliorare comunque la regione. Quindi importantissimo, un grosso peso, un elevato peso, il 70%, agli obiettivi della Giunta relativi al sisma.
Non poteva che essere così. La giunta dell'area comunicazione negli obiettivi trasversali. Passo a descrivere in maniera macro, ovviamente, quelle che sono le aree di monitoraggio degli obiettivi sisma. Anche qui abbiamo cercato di rendere quanto più trasparente, quanto più comprensibile, ma soprattutto quanto più misurabile, proprio perché crediamo nel monitoraggio, crediamo comunque nei target e crediamo che ci possiamo migliorare con il ciclo ed individuare le criticità. Quindi una prima area importante sono quelle, diciamo, quelle della delibera 3347 del 2017, nel quale vengono individuate le strutture organizzative a cui sono attribuite specifiche attività connesse alla realizzazione degli interventi di emergenza. Questo è importante perché è una delibera dove vengono individuati i compiti delle singole strutture organizzative proprio per l'emergenza sisma. E quindi è importante che vengano monitorate costantemente. Dopodiché, relativamente proprio al discorso della misurazione, altro obiettivo è stato messo rispetto del cronogrammi predisposti dalle strutture competenti in tema di stalle e abitazioni per allevatori, attività produttive, moduli abitativi provvisori, SAO, rimozione macerie. Sono quattro cose importantissime, basta parlare con qualche cittadino che purtroppo è stato colpito dall'evento terremoto per capire che sono cose importantissime. E questo è misurato non solo con un indicatore specifico, ma con dei cronoprogrammi, che significa poter valutare bene e quindi poter monitorare ed individuare le criticità in modo quanto più possibile esatto. Esatto è una parola grossa, però quanto più possibile vicino alla realtà. Altra cosa importantissima, monitoraggio finanziario e monitoraggio fisico procedurale, di cui alla deliberazione 334, quella che ho enunciato precedentemente, a supporto e con verifica del segretario generale. Quindi addirittura il fatto che le strutture debbano inserire costantemente, settimanalmente, i dati di monitoraggio sulle loro attività. Questo significa avere dei dati su cui confrontarsi e significa quindi che i dati sono omogenei perché sono aggiornati settimanalmente, quindi significa fare un monitoraggio efficace, quanto più efficace, che viene controllato e verificato direttamente dal segretario generale. Ultima cosa, e non ultima per ordine di importanza ovviamente, rendicontazione finanziaria, importantissimo. Lo stesso monitoraggio, quello che ho spiegato, quello che ho detto prima del monitoraggio settimanale, del monitoraggio quanto più possibile, verrà fatto sulla rendicontazione finanziaria. Questo è importante non tanto solo per sapere quanto abbiamo speso, per sapere se abbiamo pagato o non abbiamo pagato, che comunque è importante. È importante perché comunque dalla rendicontazione finanziaria derivano poi le risorse che ritornano poi alla Regione Marche e sono proficue per la realizzazione degli obiettivi della ricostruzione e dell'emergenza sisma. Piano della performance, ho parlato dell'aggiunta di un obiettivo dell'area comunicazione. E adesso l'enuncio, garantire la coerenza delle attività di comunicazione e promozione alle tematiche del programma di mandato. Concentrare preventivamente con il portavoce del Presidente le attività di campagna di comunicazione istituzionale e di acquisto di pubblicità, comprese quelle finanziate con fondi comunitari. È proprio quello che dicevo all'inizio, dobbiamo cercare di fare una comunicazione omogenea e quindi
che sia quindi verificata e concordata in maniera tale da essere quanto più efficace nella comunicazione con i cittadini. Ho finito veramente. Chiaramente piano della performance, priorità agli obiettivi del sisma, ma attenzione anche agli obiettivi trasversali, ovviamente, maggiore misurazione degli obiettivi e rispetto dei tempi comunque, che non guasta, e coerenza con il piano anticorruzione e trasparenza e con il documento di programmazione finanziaria. Rispondo. Mi scusi amici, mi scusi un attimo solo. L'interrompo perché gli vorrei dire che abbiamo proprio questo obiettivo. La ringrazio e quindi siamo in sintonia. Allora, scusate un attimo. Sì, scusa. No, no, scusi amici, mi scusi un attimo. Mi scusi. Io non mi sono soffermata perché chiaramente non volevo anche rubare del tempo anche agli altri relatori, non mi sono soffermata su questi obiettivi trasversali. Relativamente al potenziamento delle misure di prevenzione della corruzione e repressione delle illegalità, c'è proprio sviluppare azioni a vantaggio della prevenzione e della corruzione. E c'è proprio consolidamento delle azioni della trasparenza, servizi erogati e standard di qualità. Sono questi gli obiettivi trasversali che le strutture regionali hanno e ogni struttura apicale deve almeno produrre nell'anno una carta dei servizi. E... Scusi, amici, però ascoltate, no? Siccome io non sono, sono venuto qui a fare i saluti istituzionali e sono qui ad ascoltare, non sono andato via, cercherò di restare fino, però quando io vado in un luogo non sono abituato a farmi dettare l'ordine del giorno e siccome l'ordine del giorno è scritto, quindi adesso io, pur apprezzando molto le sue osservazioni, io la prego di declinarle nei tempi e nei modi dovuti, quindi non interrompa più la relatrice, ecco, non la interrompa, perché non è, io non, vi chiedo scusa, ma non sono abituato, diciamo, a stare qui a fare la statuina. Quindi lei prosegua e non venga interrotta. Scusate, non mi sono soffermata sugli obiettivi trasversali, come dicevamo. Relativamente proprio... E tu, Zaffiri, se non sei d'accordo, fa lo stesso. Relativamente proprio alla trasparenza e all'anticorruzione, c'è un obiettivo trasversale comune a tutte le strutture che serve... che è relativo a definire la mappa dei servizi diretti e indiretti erogati da ciascuna struttura, che è la base ovviamente per capire i servizi che la pubblica amministrazione offre. Ma non ci siamo limitati a questo. Abbiamo comunque detto che ogni struttura, abbiamo comunque detto, la giunta regionale comunque ha disposto che ogni struttura apicale deve produrre almeno una carta dei servizi con i relativi standard di qualità. Prima che magari intervengano
prima che ci siano altri interventi, descrivo anche gli altri obiettivi trasversali. Garantire la coerenza dell'attività di comunicazione, ne ho già parlato, dell'anticorruzione ne ho già parlato, ovviamente anche la riduzione della circolazione documentale cartacea tramite la digitalizzazione, anche questo è un elemento importante. E ovviamente dicevamo anche assicurare una gestione finanziaria efficiente, trasparente e tempestiva. Quindi sono contenta perché siamo in sintonia. Anche se in ritardo, stiamo cercando di migliorarci. Grazie. Dunque, la dottoressa Giraldi, una comunicazione di servizio. La dottoressa Giraldi chiede scusa, ma si è dovuta recare, c'è cioè in questo momento in seduta una commissione consigliare che la Giunta regionale ha preparato e presentato una proposta di legge di semplificazione proprio per il discorso che si diceva, che si è richiamato più e più volte dell'evento sismico. Stiamo attrezzando il nostro ordinamento in modo da poter far fronte ad eventuali esigenze e scelte di tipo urbanistico e paesistico in maniera speditiva e adeguata all'attività di ricostruzione. Detto questo, passo la parola al segretario generale del Consiglio regionale per la relazione di sua competenza. Dottoressa Elisa Moroni. Giornate come questa, al di là del mero obbligo normativo, dovrebbero costituire occasione di riflessione e di confronto aperto. E sono tanto più importanti e significative quantomeno sono limitate agli addetti ai lavori, ma non è facile per tutti lasciare il lavoro, almeno per i fortunati che ce l'hanno, non tutti hanno questa possibilità. E oltre che non limitata agli addetti ai lavori, non devono diventare nemmeno delle occasioni rituali o celebrative di quello che è stato fatto o di quello che altri devono fare. Proprio perché occasioni di confronto e di riflessione andrebbero allargate anche se per chi è quotidianamente impegnato nella soluzione di piccoli e grandi problemi e chi è pressato dalle urgenze quotidiane, momenti di dialogo con i soggetti esterni rischiano poi di essere limitati a momenti sporadici. E invece il dialogo è fondamentale in un momento in cui la credibilità delle istituzioni va recuperata e vanno effettuate scelte ponderate per evitare degli errori che poi rischiano di essere irreversibili. E proprio con questa consapevolezza, per lasciare quindi spazio alle domande e al confronto successivo, mi limito solo a due informazioni e una riflessione di carattere generale. Rispetto all'informazione, il Consiglio ha adempiuto nei termini agli adempimenti previsti dalla normativa, perché l'Ufficio di Presidenza ha adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione per la trasparenza, come pure sono stati adottati gli atti la cui risultante produce il piano della performance, cioè l'atto del Consiglio che è allegato al bilancio di previsione e con cui viene anche approvato il piano pluriennale e poi il piano dettagliato degli obiettivi che ha effettuato tutti i passaggi dovuti e a conclusione è stato validato dall'Ufficio di Presidenza. Quindi sul piano degli adempimenti formali c'è stato il pieno rispetto delle disposizioni previste dalla normativa. E rispetto al contenuto di questi atti, naturalmente sono disponibili nel sito istituzionale del Consiglio, alla voce amministrazione trasparente, e mi auguro che non abbiano bisogno di alcuna spiegazione di dettaglio, che siano chiari ed evidenti di per sé. E vengo alla riflessione. In primo luogo
va rilevato che la trasparenza non deve essere intesa semplicemente come una messa a disposizione di atti, non deve essere intesa semplicemente sul piano documentale. Noi abbiamo bisogno di una nozione più ampia di trasparenza, che significa chiarezza e semplicità del linguaggio degli atti che li renda facilmente comprensibili, e significa ancora di più chiarezza degli enunciati normativi, per consentire poi a chi li ha a disposizione e di leggerli di capire con immediatezza il loro contenuto. L'altro elemento è che il percorso verso un concetto ampio di trasparenza è estremamente difficoltoso. È difficoltoso perché gli adempimenti formali sono numerosissimi anche in materia di trasparenza, e questo in un contesto in cui le risorse umane a disposizione dell'amministrazione si riducono costantemente. E se è vero che possiamo puntare sull'efficienza e sulla qualità per provvedere, è anche vero che le risorse umane, dicevo, sono limitate in quasi tutte le amministrazioni, quindi anche in consiglio, in giunta. L'incarico di responsabile della prevenzione e per la trasparenza si somma a una serie di altri incarichi, ad altre incombenze, per cui non è sempre agevole completare il percorso che ci si è prefissati. L'altro elemento è che sono sempre più forti le spinte contingenti e gli interessi individuali e di gruppo nell'ambito delle istituzioni, il cui compito è proprio di effettuare una valutazione comparativa, e a fronte di queste pressioni sarebbe importante eliminare quelle forme di opacità dei comportamenti. E a questo livello cresce la responsabilità dei tecnici, che devono fornire un supporto qualificato in ambiti sempre più specialistici, rispetto ai quali non è sempre facile mantenere la neutralità ed è più facile cadere nella tentazione di fare da sponda. E invece questo è il ruolo primario, quello di tenere la barra dritta al di là di questo tipo di difficoltà che possono essere relazionali e di contesto. Insomma, la difficoltà è quella tradurre il concetto di trasparenza dal piano astratto dell'enunciato a forme di pratica quotidiana e costante. Ecco, questa è la sfida di fronte alla quale noi ci troviamo, la sfida che richiede quindi un impegno crescente, e questo anche perché si può fare sempre di più e meglio. Quello di cui sono certa è che ce la metteremo tutta. Prego. Vorrei fare i miei complimenti alla dottoressa di lavoro. Noi ci siamo sentiti tante volte, ci conosciamo per la prima volta. Io sono Dini Giuseppe di Sant'Angelo in Vado, in provincia di Pesaro, Urbino. Sono il coordinatore regionale delle guardie del Giuseppe. Faccio i miei complimenti perché ancora prima della 33 del 2013 la dottoressa Moroni ebbe il coraggio, dopo tanti incontri, di pubblicare
Benissimo, grazie. Allora, grazie, adesso, è troppo buono. Abbiamo l'intervento del direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria che ci parla del piano della performance, del piano di trasparenza e anticorruzione dell'Agenzia, dottor Di Stanislao. Prego. Buongiorno a tutti, io sono qui come direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, ma anche da qualche mese anche responsabile di tutto il sistema della corruzione, della trasparenza e dell'anticorruzione. E, predisposto insomma, il percorso insomma, per cercare di... Okay. Allora, prima una breve fotografia per chi non conosce il... proprio come che cos'è l'Agenzia Regionale Sanitaria. L'Agenzia Sanitaria Regionale è nata nel 1997, se non sbaglio, ok, nel 97, ed è, diciamo, come vedete, è lo strumento operativo per la, per la gestione delle funzioni del servizio sanitario e del servizio delle politiche sociali e di raccordo con il servizio, con gli enti del servizio sanitario regionale, con tutte le aziende sanitarie. E, nel corso degli anni si è modificata un po' la struttura dell'agenzia da come nacque nel 97 e attualmente è una struttura appunto di supporto che è dotata di autonomia amministrativa e contabile, non sulla parte gestionale, ed esercita nell'ambito della programmazione regionale le funzioni di supporto per la programmazione. La Giunta definisce gli obiettivi dell'ARS e istituisce le posizioni dirigenziali, quindi la parte diciamo, organizzativa viene definita all'interno della Giunta. Forse è stato questo uno dei motivi per il quale diciamo, il primo responsabile dell'anticorruzione sono io all'interno dell'agenzia, insomma, perché si è pensato per molto tempo che l'agenzia fosse una parte... diciamo, strutturale diciamo del servizio sanità per cui e quindi della giunta regionale per cui ci fossimo all'interno. In realtà poi con un chiarimento con l'ANAC insomma c'è stato questo chiarimento, cioè, dobbiamo avere anche noi il nostro piano anticorruzione, quindi predisporre le giornate anche insieme con diciamo all'interno del piano che è stato descritto precedentemente, ma anche avremo delle giornate diciamo specifiche con diciamo autonome rispetto a questo a queste attività. Quindi diciamo questo è il diciamo il primo elemento il primo elemento. Sapete quest'ultimo dall'anno scorso è partita una forte opera di riorganizzazione di tutto l'assetto regionale, compresa quindi anche quello dell'agenzia. Così, quindi il che sono venute poi diciamo, a conclusione, sono concluse da pochi mesi sostanzialmente. Diciamo, noi abbiamo avuto ecco, le disposizioni, la riorganizzazione dell'ASL a marzo del 2017 e poi abbiamo gli incarichi, proprio le ultime, diciamo, la strutturazione dell'ARS con gli incarichi, i nuovi incarichi dirigenziali, anche queste sono state alla fine di marzo del 2017. Da quel momento, diciamo, che c'è stata poi la presa di servizio delle nuove PF, abbiamo cominciato a, diciamo, a lavorare sul piano dell'anticorruzione e sul piano della trasparenza. È stato fino a quel momento perché dovevamo capire qual era poi l'assetto diciamo di tutto il sistema. Allora l'organizzazione attuale dell'agenzia proprio in questo momento è rappresentata da questo diciamo da queste sono le posizioni funzionali che compongono l'agenzia e che descrivono nel contenuto nella dizione cosa fa l'agenzia, qual è il settore di cui si occupa e come vedete sono estremamente numerose. L'agenzia
le posso scorrere velocemente, sottolineando solo alcuni degli aspetti. Gli affari generali, va bene, sono quelli che supporta la direzione dell'agenzia e di tutta l'agenzia su tutti gli aspetti. Poi abbiamo i macro livelli assistenziali, l'assistenza distrettuali, l'assistenza ospedaliera, la prevenzione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, la veterinaria e la sicurezza alimentare. Diciamo, questi sono come macro livelli LEA sostanzialmente. In più si aggiungono chiaramente tutta la parte dell'assistenza farmaceutica e quella dell'integrazione sociosanitario. Il supporto a tutta questa operazione è data dai flussi dall'APF, dei flussi informativi, quindi la gestione di tutti i flussi informativi che riguardano la sanità, ok? E poi sono state introdotte proprio recentemente, quest'anno, due nuove funzioni che sono quelle dell'Health Technology Assessment, l'HTA e le tecnologie biomediche e il sistema unico integrato dell'emergenza 112, tanto per dire, è stato collocato all'interno dell'agenzia. Quindi queste sono un po' le funzioni che vengono coperte, che l'agenzia copre. E in particolare voglio solo richiamare quelle che ricadono sotto la responsabilità diretta del direttore dell'agenzia, proprio per sottolineare alcuni elementi che ritengo importanti come anche nella pratica di sviluppo. Io ho preso servizio l'anno scorso, al 1° luglio dell'anno scorso, quindi sono compiuto un anno adesso, quindi chiaramente è stata un'operazione non facile di ripresa in mano, di capire il nuovo contesto dove le operazioni da fare con questi mutamenti che erano in corso anche durante questo periodo. Comunque la parte sicuramente la direzione tende a governare direttamente, voglio sottolineare questa parte relativa alla clinical governance, quindi gli aspetti di appropriatezza delle prestazioni che vengono date ai cittadini, sempre dal punto di vista della programmazione. Noi siamo il livello che supportiamo tutto il sistema con delle indicazioni sulle cose che devono essere fatte e come farle sostanzialmente. Adesso provo a semplificare un po' le cose. Quindi sulla parte del governo clinico e della sicurezza del paziente, la parte relativa a questo punto della centralità del cittadino e della partecipazione. Questo per me è stato uno dei punti sui quali, delle esperienze anche passate, ho tentato di puntare abbastanza la misura, perché forse ce lo possiamo dire, la parola partecipazione nel sistema sanitario è la riforma del 78 che c'è scritto, poi quando dobbiamo vedere come viene tradotta, non siamo proprio ancora al top proprio come elementi. Quindi abbiamo innestato, come credo possono testimoniare alcuni dei colleghi, una serie di progetti che stiamo portando avanti anche nelle more di una situazione certamente difficile che c'è stata per la regione Marche col terremoto e quant'altro, quindi con qualche sbilanciamento nelle varie attività. E poi vedete l'ultima parte sono lo sviluppo e l'attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità, proprio essendo io anche il responsabile di questa funzione. Me ne sono accorto dopo cosa significa cosa essersi presi anche questa qua. Tutti gli altri servizi li scorro senza fermarmi, sono il titolo che avete visto, rappresentano, e cerco di essere anche qui breve per lasciare un po' lo spazio. Allora, riprendo alcuni punti che sono stati, qui nell'interno del quadro generale nel quale ci muoviamo come agenzia. Chiaramente abbiamo parlato, è stato parlato proprio del piano della performance e gli obiettivi, i tre obiettivi delle dimensioni, all'interno di questo piano sono da una parte appunto la trasparenza e l'anticorruzione e poi la digitalizzazione dall'altra parte e poi l'efficienza economica. Sono i tre elementi che compaiono come obiettivi trasversali. Quindi come vedete non faccio altro che chiosare quello che abbiamo detto.
Invece, dal punto di vista poi anche negli obiettivi di secondo livello, quelli che vengono dati, diciamo, alle PF all'interno del sistema, vedete, ci sono degli elementi che sono strategici, diciamo, in questo momento per il sistema sanitario nel proprio complesso, quindi il monitoraggio dell'integrazione sociosanitaria, la rete del miglioramento della rete dell'emergenza, la rete ospedaliera, però all'interno, vedete, trovate ancora il potenziamento delle attività interne di gestione delle misure di prevenzione di corruzione. Quindi anche a livello proprio specifico, all'interno delle singole PF, venne specificato come una finalità attivo estremamente importante. E questo per ribadire la strettissima connessione che abbiamo proprio con la Regione, che ha portato appunto nel tempo a dire, in realtà il piano anticorruzione è quello della Regione e diventa anche quello dell'Agenzia, però appunto si è chiarito che deve essere proprio una cosa anche autonoma, perché abbiamo tutta una serie di organismi che nelle aziende normali sono proprio delle aziende, quindi l'organismo indipendente di valutazione, il codice di comportamento e il piano della performance, che invece noi attingiamo completamente dal servizio, dalla regione. E queste giornate della trasparenza, che vi ripeto, è la prima volta, insomma, che adesso lo facciamo insieme, quindi ci saranno occasioni in cui verranno svolte poi singolarmente dalla regione, ma anche singolarmente, insomma, dall'agenzia, per render conto delle attività che si fanno. È stato approvato, diciamo, proprio molto tutto recentemente con la DGR 782 tutto il piano e qui volevo semplicemente ricordare all'interno gli elementi costitutivi del piano, dove abbiamo la premessa, l'assetto organizzativo, la responsabilità della prevenzione della corruzione e poi come abbiamo elaborato il piano che è presente in questo momento, perché siamo riusciti, diciamo, abbiamo pubblicato, è stata pubblicata una prima bozza, poi l'abbiamo messa a disposizione fino a maggio, è stato fatto un incontro con le organizzazioni proprio per sentire quali erano le osservazioni a questa bozza, dopodiché abbiamo accolto alcuni elementi, comunque diciamo risposto alle osservazioni che sono venute fuori, fino a quando non è stato approvato proprio, diciamo, 15 giorni fa sostanzialmente il piano. Il piano poi, insomma, dentro il piano abbiamo appunto l'analisi dei contesti esterni, del contesto interno e insomma tutti gli elementi costitutivi che ci sono nel piano, in un piano della performance, proprio ripercorrendo quello che la legislazione ci indica di fare. I referenti con i colleghi abbiamo quindi cominciato anche qui a fare, con i nuovi referenti anche, con tutti i colleghi dell'EPF, a veramente imparare insieme quello che dobbiamo fare su questo tema. Stiamo quindi, diciamo, a parte i compiti istituzionali che sono stati assegnati, il lavoro che stiamo facendo, quindi entro direttamente proprio a parte le misure di prevenzione, che però, vi ripeto, in questo momento sono ancora poco strutturate, perché siamo in questa fase proprio di progettazione sostanzialmente, e sono alcune cose che si fanno sempre, insomma, la dichiarazione di conflitto di interesse, così, ma il lavoro più importante che adesso stiamo compiendo è questo, cioè dopo aver fatto una ricognizione di tutti i procedimenti e dei processi a rischio dell'agenzia, e ce ne sono alcune, insomma, abbastanza importanti, insomma, alcune, io posso parlare di quelli che in qualche maniera ho una responsabilità diretta, quella dell'autorizzazione, l'accreditamento, in questo momento è passata la legge che è stata approvata, la legge 21, quindi sui nuovi manuali, il nuovo sistema di accreditamento, quindi insomma ricostruire tutti i manuali di accreditamento, i criteri per l'ammissione dentro il servizio e quant'altro diventa sono dei punti assolutamente critici. Quindi la mappa che è già presente, diciamo, delle attività che vengono svolte, e questa mappa deve essere però completata
con i nuovi colleghi, diciamo, con questa ristrutturazione che è stata fatta e che adesso verrà completata, diciamo, come di tutti i procedimenti a rischio. E l'altro elemento dei lavori che appunto vi dico che stiamo lavorando soprattutto è quello di individuare all'interno di questa mappa proprio le azioni specifiche che dobbiamo fare, diciamo, quali sono i rischi specifici, cercando di puntualizzarli al meglio. Io adesso posso parlare, diciamo, di quelle che, su quali stiamo lavorando. Ecco, per esempio, costruire l'atto del fabbisogno è una delle funzioni che l'agenzia, l'atto del fabbisogno significa determinare, diciamo, quali sono il fabbisogno di strutture ospedaliere, residenziale e quant'altro del nostro sistema, che è la prima cosa che bisogna fare per arrivare, perché se un privato vuole costruire, almeno o il pubblico deve ingrandire le sue strutture, deve sapere se c'è questo fabbisogno rispetto al, insomma, a quello che l'epidemiologia e lo stato di salute della popolazione e dei servizi indica. Ecco, quest'atto del fabbisogno quindi è un atto importante, e qui vorrei sottolineare una cosa, che la regione Marche è una delle poche regioni che fa quest'atto del fabbisogno, non in tutte le regioni, che diventa invece il primo atto, perché se io decido, dice, vorrei costruire questa cosa, e in realtà o la regione ha un atto del fabbisogno oppure diventa una scelta del tutto discrezionale. Noi invece abbiamo un atto del fabbisogno che ci dice sì, è prevista che questa cosa si può fare, che si possa realizzare. Poi che venga contrattualizzata è un altro conto, sono tutti i vari passaggi che devono essere fatti. Ok, questo, ecco, su questi elementi chiaramente bisogna individuare di volta in volta proprio tutte le criticità e i rischi che si possono correre nel predisporre questi atti, che sono atti che vengono predisposti, diciamo, all'interno dell'agenzia, con la collaborazione di tutti gli operatori, e c'è un forte coinvolgimento degli operatori, per evitare comunque delle inclusioni così, dei rischi. Ecco, quello che stiamo facendo, appunto, è una cosa di questo tipo, per cui non so, sul lato del fabbisogno, una stima non corretta del fabbisogno per includere possibili fornitori. Stiamo cercando di fare per ognuno degli elementi a rischio, proprio il rischio specifico che hai e qual è di fianco, quali sono le modalità con cui possiamo combattere questa cosa. Ok, per evitare, per esempio, riferire, dice, abbiamo stabilito questo standard in base a dati di letteratura e citare la fonte. Citi la fonte bibliografica sulla quale fissi quello standard, oppure fissi degli standard rispetto a buone pratiche che sono definite a livello che possiamo individuare, magari non in documenti ufficiali o così, ma che sono buone pratiche che possiamo trovare magari nelle agenzie nazionali, tipo Agidas, l'Istituto Superiore di Sanità o quant'altro. Ecco, questo è quello che il lavoro che stiamo cercando di avviare, di fare per puntualizzare meglio e per un po' corrispondere ad alcuni dei punti che venivano indicati, che diciamo anche gli standard, diciamo, di qualità che dovremo fissare, perché i nostri interlocutori sono tutti interni in qualche maniera, ma diciamo molti degli interlocutori, diciamo, è l'interlocuzione tra l'agenzia e i servizi regionali, ma per, diciamo, riuscire a fissare degli standard per i quali, insomma, ci si può confrontare numericamente. È stato ribadito molto bene precedentemente che determinare degli obiettivi senza poterli misurare e non avere gli standard sono due elementi che però vedo che sono stati puntualmente, diciamo, puntualizzati e quindi, insomma, a queste cose ci atterremo. È un processo, vi ripeto, certo, si potrebbe fare tutto in tempi più brevi, però vi ripeto, i carichi di lavoro che abbiamo, e qui veramente, diciamo, per fare tutta questa cosa qui l'agenzia si avvale di 30 operatori dell'agenzia più di altri o altri 40 persone che lavorano venendo dalle aziende e quant'altro, quindi è una forza lavoro che in realtà non è sufficiente in questo momento così, però si cerca di dare il massimo, si prolungano purtroppo un po' i tempi per dare queste risposte. Ecco, questo mi sembra rilevante. Scusa se vengo ancora, ma io non posso restare fino ad ora perché devo essere per la
è una ragione per cui allora non dovrebbe intervenire. Però se lei... No, no, io... Le, parla del sito dell'agenzia, vero? Sì, sì. Scusa, parla del sito del... No, lui è il direttore dell'ARS. È un'altra Ti chiedo cosa. Scusa. Allora tiriamo avanti e passiamo... No, Avvocato adesso. Costanzi, io prima il consigliere, tra l'altro posso dirlo pubblicamente, mio amico Zaffiri, mi ha chiesto di intervenire. Io non l'ho fatto intervenire. Io sto qua, noi dobbiamo seguire la scaletta, abbiate pazienza, perché è una questione di... Va bene, allora atteniamoci signore la scaletta, passiamo alla direttrice dell'Assam delle Marche, dottoressa Cristina Martellini. Buongiorno a tutti. Il mio intervento cercherà di trattare dei punti anche però in relazione a quanto è stato detto fino a ora in merito alla volontà di Regione Marche di far sì che tutta questa tematica e questi adempimenti siano condotti in maniera coerente con un'ottica di rete anche da parte delle agenzie e degli enti strumentali. Rappresento l'Assam, l'Agenzia dei Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche, è stata istituita con una legge che è del 1997. L'Assam è un ente pubblico economico dotato di autonomia amministrativa e contabile che ha molteplici attività e funzioni che comunque potremmo sintetizzare in un raccordo fra le politiche agricole e le aziende agricole dal punto di vista però della sperimentazione, della divulgazione e di altre attività importanti correlate anche all'attività di ricerca svolte dall'università e dalle istituzioni di ricerca. Inoltre l'Assam attua una serie di progetti nel settore agronomico di cerealicoltura, orticoltura, culture industriali, frutticoltura, offre servizi a sostegno del sistema della qualità e quindi servizi nell'ambito della certificazione e della tracciabilità, delle analisi dei prodotti agroalimentari, nelle analisi dei suoli, della forestazione e nell'agrometeorologia. L'Assam è organizzata in 11 strutture attualmente, ma non strutture dirigenziali, ma strutture a capo delle quali esistono funzionari dotati della competenza relativa. Ma è in corso un miglioramento organizzativo a legge invariata, quindi secondo sempre quanto è previsto dalla legge 9 del 1997, la proposta alla giunta regionale in settembre, che attualmente è in fase di elaborazione e anche di confronto con le organizzazioni sindacali. Questa riorganizzazione vuole proprio raggiungere un migliore grado di efficacia e di efficienza degli interventi a condizioni invariate di personale e anche di dotazione finanziaria e quindi cercherà di razionalizzare le strutture organizzative pur confermandone l'esistenza, però di razionalizzarle. Attualmente l'Assam ha una dotazione organica di 97 unità. Dal punto di vista del tema del piano della trasparenza e dell'anticorruzione,
l'Assam ha nominato un responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del direttore e ha approvato il piano triennale della prevenzione e della corruzione. In particolare si è partito dall'esame delle risultanze del precedente piano di prevenzione e corruzione e dal programma per la trasparenza e l'integrità del triennio 2016 e 2018 e con un decreto che è un decreto il 103 del 2016 è stato approvato il piano che è soggetto a un costante monitoraggio nell'attuazione delle specifiche misure. L'attuazione del piano quindi è seguito con una attenzione che, come è stato detto anche da chi ha illustrato il piano della regione, necessita di un monitoraggio, di un rispetto dei tempi e un sistema di indicatori per la misurazione della percentuale degli obiettivi. Chiaramente tutto questo, come anche è stato indicato dal segretario del Consiglio regionale, non deve risultare soltanto un'adozione di atti a cui abbiamo cura di adempiere, ma è l'importante è proprio il riflesso, come diceva la dottoressa Baldassarri, della realizzazione della performance. Il decreto 103 del 2016, in particolare è del 14 novembre del 2016, ha poi in allegato sia gli obblighi di trasparenza che riguardano l'Assam, sia le misure di prevenzione della corruzione, sempre dell'Agenzia. Per seguire quell'ottica di organizzazione in rete, anche dal punto di vista della circolazione delle informazioni, l'Assam si è avvalsa dello stesso sistema che viene usato dalla Regione Marche e attraverso nel 2017 la piattaforma potrà ancora di più essere utilizzata da Assam per acquisire report periodici delle strutture sullo stato di attuazione del piano. In generale quello che Assam ha tentato in questo attività, in cui anch'io mi associo a chi mi ha preceduto dicendo che a volte gli addetti a questi adempimenti sono addetti che hanno da svolgere anche tutta una serie di altre incombenze. Dicevo, comunque si è in agenzia tentato di realizzare quello che prima la platea anche richiedeva, cioè che il piano venga illustrato anche nell'ambito dell'agenzia o dell'ente e poi che venga in qualche modo anche approfondito e compreso nelle finalità anche dagli addetti e dai dipendenti. Infatti in Assam è stato svolto anche un'attività formativa in materia di trasparenza, etica, integrità e prevenzione della corruzione. In particolare, tra le misure che il piano che Assam ha adottato sono state previste, vanno ricordati i patti di integrità e il protocollo di legalità. Su altri temi che risultano come misure e che abbiamo sentito illustrare, alcuni sono in Assam stati adottati, altri, data anche l'esiguità del numero dei dipendenti dell'agenzia, non è stata realizzata, anche perché però non sono stati rilevati rischi particolari di corruzione. Mi sto riferendo alla rotazione dei dipendenti. Essendo l'attività dell'Assam un'attività molto variegata e che richiama competenze differenti tra i vari funzionari, voi capite che intendersi del sistema fitosanitario oppure intendersi della meteorologia non è facilmente oggetto di rotazione, ma su queste attività riscontriamo rischi di corruzione insomma molto contenuti. Poi è stato adottato il codice di comportamento da parte dell'agenzia e non sono state rilevate particolari criticità, tant'è che non sono stati attivati i procedimenti disciplinari.
Per quel che riguarda il monitoraggio dei termini dei procedimenti, siamo sostanzialmente abbastanza adeguati nei tempi, tranne che sulla agilità di avere i flussi di cassa, ma questo fatto è collegato al rapporto con le strutture regionali deputate a questo compito e come si accennava che il piano delle performance debba essere fortemente correlato con il DEF, quindi con il documento economico finanziario, è effettivamente un elemento di massima importanza. Abbiamo anche avuto cura a questo, all'accesso civico e ripeto, sempre nell'ottica della rete, l'Assam sta operando ormai da vari anni con la modalità di non duplicare qualche cosa che può essere trovato nell'ambito dell'organizzazione di Regione Marche, tant'è che per il sistema di Open Act, di Cohesion Work, di Paleo Smart Office, e qui che sono stati prima riferiti, Assam agisce in convenzione con Regione Marche utilizzando gli stessi strumenti. E con questo credo che di aver risposto con piccole informazioni sullo spirito con cui si intende anche avviare la riorganizzazione di Assam, valorizzando da una parte tutto quello che può essere preso da Assam in convenzione o in altra forma da Regione Marche, senza quindi duplicare strutture e sistemi, ma invece specializzando l'agenzia con un occhio molto attento alle esigenze che le aziende agricole e il mercato richiedono sulla divulgazione e sulla profonda applicazione dell'innovazione nel nostro settore. Grazie. Grazie dottoressa Martellini, adesso siccome siamo sul rullino di marcia, siamo pur avendo iniziato tardo, siamo in anticipo rispetto agli orari previsti, passiamo subito, così concludiamo, alla relazione dell'avvocato Pierluigi Ascoli, quale responsabile prevenzione e corruzione dell'ERAP. Buongiorno a tutti, io sono il responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza e del piano della performance dell'ERAP Marche. Per prima cosa anch'io devo fare un accenno per spiegare come è sorto l'ERAP Marche, perché l'ERAP Marche è stato istituito con la legge numero 18 del 2012, legge regionale logicamente. È subentrato nei rapporti in corso agli ERAP provinciali, che erano i nuovi nomi che avevano assunto gli istituti autonomi case popolari, che forse è un nome a tutti più familiare. Comunque l'ERAP Marche è un ente pubblico dipendente dalla regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. I suoi compiti sono quelli di innanzitutto realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica e poi di gestire il patrimonio immobiliare di ERP proprio e di altri soggetti. In più può svolgere a favore di enti pubblici e privati altre funzioni come la gestione anche del patrimonio immobiliare non di ERP e poi la prestazione di servizi tecnici, la gestione delle gare di appalto, anche la funzione di agenzia per la locazione e anche i servizi aggiuntivi agli assegnatari. Qui c'è un quadro con tutti quanti sono gli alloggi che gestisce l'ERAP in tutte le Marche, praticamente fra quelli propri e quelli dei comuni e di altri enti superiamo i 15.000, oltre ad alcuni locali diversi dall'abitazione.
E l'obiettivo strategico che sin dalla sua fondazione, dalla sua istituzione è stato attribuito all'ERAP Marche è quello dell'armonizzazione, uniformazione e miglioramento qualitativo delle attività svolte dai singoli presidi provinciali, perché gli enti provinciali facevano tutti la stessa cosa, però diciamo che ognuno la faceva in un modo diverso, anche se tutti naturalmente rispettando la legge. Quindi l'unificazione dei precedenti 5 ERAP provinciali in una singola entità ha comportato la riorganizzazione completa delle strutture, quindi sono processi molto lunghi e complessi che sono stati avviati ma che sono ancora in corso e non si completeranno prima della fine del 2017. Come si è cercato di giungere all'armonizzazione delle procedure dei singoli presidi, cioè delle singole province? Innanzitutto con l'uniformazione dei procedimenti, delle regolamentazioni in uso e poi con l'acquisizione unificata di beni e servizi di interesse generale da utilizzare nei presidi. Per esempio, tanto per fare un esempio, la gestione degli alloggi, la riscossione dei canoni, la rendicontazione avveniva con 5 programmi diversi, uno per provincia, quindi è stato necessario, ci stiamo arrivando quest'anno, a acquisire e mettere in funzione un software unico per tutti. Quindi l'armonizzazione delle procedure comporterà l'innalzamento della qualità dei servizi agli utenti su scala regionale. L'ente unico regionale garantisce meglio l'uniformità operativa sull'intero territorio regionale e quindi questo porterà a un'elevazione degli standard di qualità. Questi sono gli obiettivi di secondo livello con i quali si porta adesso, non ve li leggo neanche, ma sono tutte cose che portano alla armonizzazione, uniformazione e miglioramento qualitativo. Sono due slide. In queste, poi ne parlerò dopo, ci sono anche quelle relative alla anticorruzione. Poi faccio anche un accenno agli eventi sismici, che naturalmente non mi dilungo a parlarne, però ne parlo perché praticamente il sisma è stata l'occasione di un altro importante obiettivo strategico che è quello che ha dato la Regione all'ERAP, in quanto la Regione ha ritenuto necessario avvalersi dell'ERAP affidandogli compiti importantissimi nella fase emergenziale, quindi affidata all'ente il compito di assistenza alla RUP della Regione per la fase di progettazione, la direzione e la contabilità dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle SAE, le soluzioni abitative in emergenza, e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali. Quindi l'ERAP è anche la stazione appaltante che provvederà alla nomina dei responsabili del procedimento e i compiti relativi al responsabile dei lavori della sicurezza. E provvederà anche a validare i progetti esecutivi e a tutte le ulteriori prestazioni in conformità alle vigenti norme tecniche. Quindi è un'attività molto importante ed eccezionale per l'ERAP sotto tutti i punti di vista, perché occorre individuare e urbanizzare, e già lo stiamo facendo anche in questi giorni, stiamo completando le gare di appalto per l'installazione delle SAE, visto che occorre individuare e urbanizzare circa 80 aree su cui installare i moduli prefabbricati, stimati in oltre 1000 per un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro. E ha poi un altro obiettivo che ha dato la Regione all'ERAP è quello di individuare gli alloggi invenduti da destinare ad alloggi temporanei per terremotati. Quindi viene richiesto uno sforzo straordinario a tutte le strutture dell'ente e quello che sta facendo l'ERAP. Questi sono i due obiettivi che si riferiscono al sisma, appunto attuazione della collaborazione inerente all'attività di affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle SAE e individuazione alloggi invenduti da destinare ad alloggi temporanei per terremotati. Dopo naturalmente quello che hanno detto già altri, è importante la riflessione sulle interazioni che intercorrono tra il ciclo della performance e la legge anticorruzione. Infatti le due riforme sono accomunate sul piano dei principi che intendono perseguire. E quindi se facciamo mente locale alla centralità dei cittadini, alla trasparenza e alla centralità del merito, che sono in tutte e due queste leggi, diventa imprescindibile una
trasposizione nel piano della corruzione, no, una predisposizione nel piano della corruzione degli obiettivi anticorruzione e poi la trasposizione degli stessi nel piano della performance. E questo ha fatto l'ERAP, che ha provveduto alla trasposizione di alcuni obiettivi anticorruzione nel piano della performance. Sono gli obiettivi che prima erano indicati in quell'elenco che abbiamo visto prima, con i numeri dal 51 al 54 e col 72, che adesso vi ripropongo, ed è uno: aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti dell'ERAP, organizzazione dei corsi di formazione sull'anticorruzione su 3 livelli, completamento dell'analisi di tutte le aree di attività e la mappatura dei processi e l'individuazione delle misure di trattamento del rischio, e approvazione della carta dei servizi e del regolamento ex legge 241, perché sono poi collegate, diciamo. Quindi tutti già hanno detto che la corruzione di cui si prende carico il piano anticorruzione non è quella prevista dal codice penale, ma è una situazione più ampia, perché sono tutte quelle circostanze in cui viene in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche. Quindi, se la corruzione consiste nel malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, l'unico vero modo di combatterla è quello di realizzare una pubblica amministrazione che funzioni. Per cui il vero obiettivo del piano per la prevenzione della corruzione è quello di analizzare, progettare e realizzare il buon funzionamento dell'ente. Quindi il piano della prevenzione non deve essere solo un adempimento formale, non riguarda solo il responsabile della prevenzione, ma è anche un adempimento formale e riguarda tutti. La prevenzione della corruzione deve essere trasversale a tutta l'attività della pubblica amministrazione e deve essere presente in ogni provvedimento, soprattutto in quelli di programmazione, piano delle opere pubbliche, piano delle assunzioni, bilanci, programma formativo e piano della performance. Gli obiettivi del piano dell'anticorruzione, qui non ve li leggo perché sono quelli della, praticamente previsti dalla stessa legge. Comunque individuare l'attività a rischio, prevedere i meccanismi per allontanare questo rischio dalla realtà. E il piano dell'ERAP viene elaborato dal responsabile della prevenzione in collaborazione con il direttore, con i responsabili dei presidi, con i dirigenti e con i referenti di ogni presidio. Successivamente è trasmesso agli interlocutori interni, cioè a tutto il personale dell'ente, ed esterni, cioè ai sindacati dei lavoratori, alle organizzazioni rappresentative dell'utenza e all'associazione dei consumatori, per l'acquisizione di suggerimenti e osservazioni. E al termine della consultazione, il responsabile della prevenzione apporta le modifiche e i miglioramenti ritenuti meritevoli di accoglimento e trasmette la proposta del piano al direttore, che lo approva con proprio decreto. Le attività nell'ambito delle quali il rischio è più elevato erano già state individuate nei piani precedenti e sono state confermate anche nel piano triennale 2017-2019. Area 1, acquisizione e progressione del personale, cioè quando c'è le assunzioni praticamente e le progressioni economiche del personale. Area 2, affidamento di lavori, servizi e forniture, quindi siamo agli appalti e tutto quello che è collegato con gli appalti. Area 3, sono i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato, che sarebbero per esempio, che ne so, un provvedimento di mobilità per un assegnatario, e area 4, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario, ad esempio la concessione di un contributo. Le fasi principali della gestione del rischio sono la mappatura dei processi attuati dall'amministrazione, la valutazione del rischio per ciascun processo e il trattamento del rischio. La mappatura dei processi è ancora in corso. Nel 2017 sarà completata l'analisi dei processi già presenti nel sistema di qualità e si procederà già inseriti nei piani, mentre nel 2018 si procederà alla mappatura dei restanti. Questa mappatura sarà utile perché potrà contribuire anche all'adozione della nuova carta dei servizi prevista nel sistema di gestione della qualità. Nel piano della prevenzione della corruzione del 2017-2019 sono state confermate le misure già adottate negli anni trascorsi che continuano a produrre i loro effetti.
e finora si sono dimostrate abbastanza efficaci, in quanto nel frattempo non è stato rilevato nessun fenomeno corruttivo, almeno nell'ambito dei processi per i quali esse sono state individuate. L'applicazione di tali misure è obbligatoria, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste. Il monitoraggio del piano triennale della prevenzione della corruzione viene effettuato nell'ambito del sistema di gestione della qualità, nell'ambito della valutazione della performance e da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, mediante i referenti, con ispezioni, richieste di informazioni, eccetera. Poi bisogna dire anche che nel 2014 è stato adottato dall'ERAP il codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'ERAP, che è stato anche previamente sottoposto all'esame dei lavoratori e del COCIV. In esso sono indicati i modi di denuncia delle violazioni del codice stesso. Bisogna ricordare, come ho già detto prima, che tra gli obiettivi della performance del 2017 è compreso anche l'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti dell'ERAP Marche, al fine di renderlo il più possibile specifico per l'ERAP, ampliando le fattispecie previste. Ricordo con una slide le misure per la tutela del whistleblower, perché è un'importante novità di queste leggi sull'anticorruzione, per cui la tutela del whistleblower viene eseguita in questo modo: la trasmissione della segnalazione viene fatta in busta chiusa e sigillata, indirizzata al responsabile della prevenzione, e la registrazione della busta chiusa non viene fatta nel protocollo normale, ma nel protocollo riservato tenuto dal responsabile della prevenzione. Passiamo ora alla trasparenza. La trasparenza è lo strumento principale per la prevenzione della corruzione. Sì, perché la trasparenza vuol dire che il pubblico è a conoscenza di tutto quello che fa l'amministrazione, e quindi è una forma di controllo che non ha l'uguale praticamente. Tutte le sedute importanti sono pubbliche, fino a poco fa era solo l'attività amministrativa che rimaneva coperta dal segreto d'ufficio. Adesso invece la trasparenza, che costituisce, come detto prima, una misura fondamentale anche per la prevenzione della corruzione, è importante anche per l'ERA, che ha avviato un metodo stabile e sistematico di raccolta e pubblicazione dei dati. Quindi c'è stato costituito già da tempo il sito dell'ERAP, che è www.era, devo dire, perché poi ci sono le novità di questi ultimi mesi, era www.erap.marche.it, ed era ospitato nel sistema informatico regionale con la sezione amministrazione trasparente. Invece adesso, da pochissimo, il sito web istituzionale è divenuto www.erapmarche, praticamente è andato via il punto, www.erapmarche senza punto tra ERAP e Marche, .it, non è più ospitato dal sistema informatico regionale, ma da un server facente parte del data center dell'ente, e anche la sezione amministrazione trasparente è ora all'indirizzo www.erapmarche.it amministrazione trasparente, cioè anche qui è andato via il punto tra ERAP e Marche. Per quanto riguarda la trasparenza, molto importante è quella nuova figura di accesso, che è l'accesso generalizzato, introdotto recentemente col decreto legislativo 97 del 2016. Infatti con l'articolo 5,2 si prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli che sono già oggetto di pubblicazione. E questa nuova tipologia di accesso, che è accesso generalizzato, si affianca alle altre due tipologie: l'accesso della legge 241, l'accesso documentale, quello più datato, diciamo, e quello previsto invece dall'articolo 5,1 del decreto legislativo 33, l'accesso civico. Allora, questo è la ragione che ha spinto il legislatore a introdurre l'accesso generalizzato. Risiede nell'intento di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. È ispirato ai principi del FOIA, cioè il Freedom of Information Act di derivazione anglosassone, dove la riservatezza e il segreto sono le eccezioni e il diritto all'informazione e alla trasparenza le regole di base, e quindi può essere esercitato da chiunque, prescinde dalla legittimazione soggettiva
del richiedente e non richiede alcuna motivazione. Quindi l'accesso semplice, abbiamo detto civico, è quello dell'obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare i documenti e comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nel caso di omessa pubblicazione. Ma con l'accesso generalizzato si possono chiedere anche i documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. La delibera ANAC numero 1309 del 2016 contiene le linee guida per le indicazioni operative ai fini della definizione dell'esclusione dei limiti all'accesso civico generalizzato e prevede che le amministrazioni si dotino di un regolamento interno che disciplini i profili applicativi e di un registro degli accessi da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente. Ulteriori indicazioni per l'attuazione delle norme sull'accesso civico sono contenute nella circolare del Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione numero 2 del 2017. Come precisato nella circolare, ciascuna amministrazione può disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non può scendere nelle questioni che incidono sull'estensione del diritto o sui limiti o sulle eccezioni del principio di accessibilità che sono stabilite dalla legge. Importante dire che con il recentissimo decreto numero 230 del 13 luglio 2017 il direttore dell'ERAP Marche ha emanato indirizzi organizzativi procedurali per l'attuazione dell'accesso civico e l'istituzione del registro degli accessi, mutuandolo anche da quello che ha fatto la Regione poco prima. Con questo decreto è stato individuato un titolare del potere sostitutivo per le istanze di accesso civico nella persona del dirigente responsabile del presidio di Ancona. Sono stati approvati moduli scaricabili dal sito istituzionale per la richiesta di accesso civico, la richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo, la richiesta di accesso generalizzato e la richiesta di riesame per diniego dell'accesso generalizzato o per mancata risposta. Il registro degli accessi è stato istituito mediante estrazione dei dati da Paleo, come per la Regione, perché anche l'ERAP si serve per la protocollazione di Paleo. L'aggiornamento viene fatto con cadenza trimestrale. Lo stesso viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente e accesso civico. Poi in sede regionale era emerso l'orientamento di disciplinare esclusivamente i profili relativi all'accesso civico e all'accesso generalizzato, per cui il direttore, condividendo questa posizione, ha provveduto a disciplinare questi due tipi di accesso e quindi non sono stati emanati indirizzi organizzativi per quanto riguarda l'accesso ai documenti amministrativi di cui è la legge 241 del 90. E con ciò ho concluso. Passiamo adesso al progetto ACU Marche. Carlo Caldarelli, presidente regionale dell'associazione, ne fa una descrizione e esposizione. Bene. Quindi se vuole usare il microfono indipendente o mettersi qua, scelga lei. Qual è la posizione che le piace di più? Prego. Dopo Zaffiri, dopo Amici facciamo parlare di Zaffiri. Come no, con piacere. E ti ringrazio Zaffiri che sei così paziente. Però se non mettiamo l'ordine poi era un problema. Grazie Assessore, grazie a voi tutti. Io mi occupo di questi temi da alcuni anni in modo abbastanza assiduo perché credo che la tematica sia di estrema importanza per la collettività, per noi amministrati, per le pubbliche amministrazioni. E grazie alla fiducia che ci ha riposto la Giunta Regione Marche e anche le altre associazioni dei consumatori che condividono con noi il tavolo regionale denominato CRCU, che è un organismo costituito con una legge regionale per tutelare gli utenti dei servizi pubblici, voi, le vostre famiglie, i vostri figli. Ecco, grazie anche al consenso delle altre associazioni, hanno prescelto la nostra associazione per portare a termine questo progetto, realizzarlo sulla nostra regione.
L'obiettivo primario è la sensibilizzazione, la formazione su questi temi, sui nostri territori, a iniziare dagli studenti, che sono, diciamo, una categoria privilegiata, perché il futuro è loro, saranno i futuri amministratori pubblici, saranno i futuri cittadini che dovranno impegnarsi attivamente nell'ambito di un dovere di cittadinanza attiva. Quindi stiamo portando avanti questo progetto che in linea generale cercherò di illustrare, in cui siete invitati a tutti, perché la fase operativa dovrà iniziare poi a settembre, che scenderemo sui territori, abbiamo già avuto accordi con il Comune di Pesaro, col quale abbiamo un rapporto di collaborazione, il Comune di Grottammare, l'ERAP Marche tramite l'avvocato Trapeca, adesso in pensione, che ci segue assiduamente, anzi un merito particolare. Quindi il nostro progetto si è già realizzato, perché prevede delle figure dei divulgatori, dei soggetti che dovranno conoscere magari in modo più dettagliato queste normative, e abbiamo fatto una giornata di formazione il 6 aprile alla presenza di circa 60 divulgatori, e c'erano dei professionisti formatori, tra cui l'avvocato Mirko Trappè, tra cui l'avvocato Troiani, veramente molto, diciamo, preparati su questi temi. Poi anche io ho parlato delle carte dei servizi, delle normative attuali. E adesso, come dicevo, a settembre andremo sui territori, quindi cercheremo di trovare un modo di pubblicizzare questi incontri, anche sperando che la Regione Marche, insomma, ci dia il contributo per divulgarli adeguatamente, per scendere sui territori. Poi è stata istituita da parte della Regione Marche da più di un anno una piattaforma social, PA Social Regione Marche, che vi posso dire qual è, diciamo, la modalità di accesso, tutti si possono iscrivere, anzi a mio avviso è importantissimo, perché c'è anche un settore dedicato alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, in cui io cerco di pubblicare documenti importanti, lettere che scriviamo alle pubbliche amministrazioni. L'ultima che ho pubblicato, per esempio, è una direttiva a Madia del 31 maggio 2017 che indirizza le pubbliche amministrazioni a far partecipare i cittadini, a consultarli quando fa le scelte più importanti. Per dire, quindi vi invito a iscrivervi a questa piattaforma, e se vi interessano questi temi di accedere, di poter dire la vostra, perché lì c'è uno scambio di opinioni, c'è un dibattito proprio che rimane sul sito PIA Social. E quindi questo è un po' il progetto. E noi crediamo, ecco, che tutte queste norme, tutti questi adempimenti, che sono veramente, diciamo, di una certa entità, che coinvolgono tutti gli uffici, sono costosi, richiedono un tempo, potete immaginare che cosa vuol dire formare i dipendenti pubblici su questi temi, che cosa vuol dire andare a misurare la performance, quindi è un lavoro, però purtroppo serve a poco più di nulla se non si forma la società civile, perché se ci deve essere un controllo diffuso della società civile, e queste normative mirano a questo, a formare un controllo della società civile, perché i controlli interni delle pubbliche amministrazioni, io ho lavorato per tanti anni alla Ragioneria Generale dello Stato, sono stato revisore dei conti, ho partecipato alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Ogni pubblica amministrazione ha un meccanismo di controlli interni. C'è il segretario comunale, ci sono tre componenti dell'OIV, organismo interno di valutazione. C'è il revisore dei conti, altri organi, tre, che paghiamo noi cittadini. Però purtroppo i fatti dimostrano che questi controlli interni non funzionano, perché non sono indipendenti, autonomi. Forse qualcuno dice non si vogliono far funzionare. Allora serve il controllo della società civile, grazie alla trasparenza. Queste normative le ha imposte l'Unione Europea, non lo dimentichiamo. Lo Stato italiano appartiene all'Unione Europea, e purtroppo lo Stato italiano è uno degli ultimi nella graduatoria dei paesi corrotti, e l'Unione Europea pretende queste norme, che sono preziose per noi cittadini. Però se non le conosciamo, se non ce le custodiamo gelosamente, si rischia pure che il governo può fare marcia indietro, come ha fatto col decreto legislativo 97 del 2016. Tutte le pubbliche amministrazioni dovevano chiedere a noi, associazioni dei consumatori del CRCU, e io li ho sempre dati questi pareri, come ACU Marche, ogni anno le pubbliche amministrazioni devono aggiornare i piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza. E dovevano chiedere il parere a noi, associazioni dei consumatori, sul piano triennale della trasparenza e dell'integrità. Quando io lessi la bozza del decreto legislativo 97 del 2016, è un provvedimento importante, hanno istituito il FOIA, l'accesso civico generalizzato, però tra le note
è sparito il piano della trasparenza e dell'integrità di ogni pubblica amministrazione. Io mi sono preoccupato. Se è sparito, allora sparisce anche il parere nostro. Ma come? Io sto lavorando grazie a queste norme che mi danno questa possibilità di scrivere all'Asor Marche, di scrivere a tutti. Questo è il mio parere. E adesso è sparito. E infatti è così. È accaduto. Sono andato a Roma. Ho preso un appuntamento con il Ministero dello Sviluppo Economico, il direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico. Ma ho letto bene o ho letto male questo decreto? Ha detto sì, ha ragione. E allora bisogna che abbiate il coraggio di dirlo, di pubblicarlo. È stato pubblicato. Nessuno ne ha parlato in Italia. Quindi questo denota che da una parte il governo, per soddisfare anche le esigenze dell'Europa, deve per forza emanare norme che contrastano la corruzione. Poi quando scendiamo sui territori, purtroppo, o perché c'è una scarsa attenzione del politico, questo lo dice l'Anaco, non lo dico io, nella determina numero 12 del 28 ottobre, o perché le amministrazioni sono oberate di impegni, per carità, o perché è una riforma a costo zero, però scendono sul territorio e vediamo situazioni come questa che noi contrastiamo. Cioè non è possibile che una pubblica amministrazione presenti, e le giornate della trasparenza sono l'appuntamento annuale che la pubblica amministrazione ha con i cittadini, con le associazioni di consumatori. Per un motivo preciso, deve presentare i piani e le azioni delle performance, che sono di fondamentale importanza. Deve presentare il piano di prevenzione della corruzione, il piano della trasparenza, deve presentare le carte e gli standard di qualità dei servizi, che è il tema adesso più a cuore, più urgente, a nostro avviso, in cui c'è un ritardo spaventoso. Un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che poi se volete lo faccio vedere, ma se venite poi alla formazione ne parliamo ampiamente, prevede già dal 1994 l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, sia che per i servizi gestiti direttamente che quelli concessi in gestione a società terze, tipo i rifiuti, i trasporti pubblici locali, prevede l'obbligo di emanare le carte dei servizi. Oltre alle carte dei servizi ci devono essere anche la definizione degli standard di qualità e di quantità dei servizi. E questo decreto prevedeva delle sanzioni serie per i dirigenti generali e i dirigenti che non lo rispettavano. E allora queste sanzioni, questo meccanismo sanzionatorio, e qui le norme sono a favore nostro, perché quando andiamo a prendere il treno che poi si incendia alla stazione qui di Ancona, quando vado a vedere che Trenitalia ha aggiornato la carta dei servizi 2017, nonostante che noi, soprattutto io, l'ho chiamata al tavolo con i dirigenti della Giunta, della Regione Marche, e si erano impegnati a rispettare queste norme. Quando definite gli standard ci dobbiamo essere noi, associazioni di consumatori del CRCU, e quando gli standard devono essere misurati, ci dobbiamo essere noi presenti, anche le standard di qualità e di sicurezza. Trenitalia ha aggiornato la carta dei servizi 2017, noi non ci siamo. E io adesso sto preparando una diffida, perché la normativa, studiandola, prevede anche questo. La normativa meravigliosa prevede la possibilità, la class action pubblica. L'ho attivata con il comune di Ancona. Poi magari mi beccherò una denuncia domani per diffamazione, ben venga. Il comune di Ancona, capoluogo di regione, ha solo una carta di servizi, andate sul sito. Che riguarda gli asili nido, poi ce l'ha perché forse l'abbiamo stimolata noi. E questo non va bene, perché questa norma è importantissima. È una scommessa, è un impegno che la pubblica amministrazione ha col cittadino, con l'utente. Io erogo servizi, devono essere servizi di qualità, migliorati continuamente. Erogo servizi, quindi devo stabilire quali sono questi servizi che erogo. E la Regione l'ha fatto finalmente quest'anno, se andate sul sito vedete tutti i servizi, mi corregga se sbaglio, dottoressa Garfagna. Però dobbiamo recuperare il tempo. Se voi andate, non è che parlare male della Regione Marche, assolutamente. Se andate sul sito della Regione Toscana, la Regione Toscana ha fatto l'osservatorio della qualità dei servizi nella sanità già 10-15 anni fa. In altre regioni hanno fatto un punto, una punta di diamante di queste norme. Perché responsabilizzano i dirigenti e i funzionari. Perché se tu non raggiungi quello standard, tu ne rispondi, funzionari e dirigenti. E i premi di fine anno ce l'hai se nel piano delle performance si dimostra che questo standard l'hai raggiunto. E poi c'è un indennizzo. Il professor Di Stanislao ha partecipato con la GENAS, che è l'agenzia sanitaria, insieme all'ANAC, proprio per fare uno studio, ne posso parlare se mi consente professore, uno studio bellissimo, per vedere queste norme come sono state applicate, andando a campione le nazionali.
Sapete che cosa ne è emerso? Vi dico un punto che è forse il più importante, perché questa norma ci vuole coraggio per metterla in atto, perché se tu non rispetti lo standard devi pagare l'indennizzo al cittadino. È la prima volta che il cittadino non solo paga le sanzioni se lascia la macchina in divieto di sosta, ma se la pubblica amministrazione non rispetta lo standard ha diritto a un indennizzo. Vi piace questa norma? È una norma vincolante, poi si parla di legalità. E dove sta la legalità? Se questa è una norma vincolante, operativa, io voglio che venga rispettata. E quindi, ecco, ritornando a questo discorso, questa formazione, ecco, stavo ritornando al discorso del professor Di Stanislao, scusate, ho perso il filo. Questo studio che hanno fatto in collaborazione con l'università, sapete quante aziende sanitarie hanno rispettato il punto forse il più importante? Hanno previsto nelle carte dei servizi e negli standard l'indennizzo a favore dell'utente se non rispetta lo standard? Sapete che percentuale? Può essere il 10, 20%, 30%, il 40% o l'1%. L'1%. Perché? Perché qui dobbiamo essere noi cittadini a studiare le leggi, a formarci e a pretenderne il rispetto. Quindi, tornando a noi, ecco, noi cerchiamo di portare questo, seminare questo, nuovi diritti di trasparenza, spiegare l'accesso civico generalizzato, come fa un cittadino, anzitutto quali sono i documenti che devono essere in amministrazione trasparente, spiegarli uno per uno in un dibattito aperto con delle domande, poi se manca un documento cosa può fare il cittadino. Sono strumenti importanti, l'accesso civico generalizzato, sono importantissimi. Io quando ero un pubblico funzionario, c'era la legge 241 del 90, per poter accedere al procedimento amministrativo e solo al tuo, in cui sei parte diciamo interessata, devi avere un interesse concreto, attuale e immediato. E tutelabile, adesso non mi ricordo insomma qual era la parte, però dovevi dimostrare tre condizioni. E la pubblica amministrazione, quasi genericamente, se non aveva interesse che tu accedevi, te lo negava, dovevi ricorrere al TAR. Adesso c'è l'inverso, la trasparenza è totale. Se voi leggete il decreto legislativo 150 del 2009, che è entrato in vigore già da 7 anni, si parla di trasparenza totale. Si parla di una serie di documenti importantissimi, piani, relazioni delle PF, contratti integrativi dei dipendenti. Attenzione, qui c'è un punto che noi stiamo impegnandoci seriamente, caro Assessore Cesetti, ci siamo incontrati già 2 volte, e io mi auguro che la Corte dei Conti faccia luce adesso nel bilancio di parifica, perché già l'ha preannunciato. Questo non ci sta bene a noi. I miei colleghi del SIFIP, il Servizio Ispettivo di Finanza, alcuni anni fa, hanno fatto delle ispezioni a diverse regioni, a diversi comuni, sui compensi accessori. Non è un tema di poco conto. Sono flussi di milioni di euro che se ne vanno ogni anno. Quando poi vengono tagliati le risorse per la sanità, io dal pronto soccorso un mese fa avevo un ginocchio bloccato, ho detto no, lei per andare a casa bisogna che se la paga l'ambulanza. Io me la potevo pagare. Dico, ma chi non se la può pagare che fa? Lo scaricate qui fuori? Queste sono le direttive, abbiamo contenimenti di spesa. I miei colleghi del SIPI sono venuti a fare l'ispezione a 6 regioni, comprese le Marche, circa 5 anni fa. E noi, mi scusi, ma ribattiamo su questo punto. Sapete cosa ha fatto la nostra giunta Regione Marche precedente? Ha impugnato il verbale della verifica ispettiva del MEF alla Corte Costituzionale. Noi, Regione Marche, abbiamo l'autonomia della Costituzione, quindi questa legge che attribuisce poteri ai funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Ragioneria Generale dello Stato, non ci sta bene. E quindi sono pagati da noi, ma sono stati qui 1 mese, dirigenti che io ho anche conosciuto, che sono esperti di questi temi. Hanno fatto un verbale negativo, come hanno fatto nelle altre regioni. La Corte Costituzionale ha ritenuto invece più che legittima questa verifica ispettiva, ma la nostra regione continua, ha fatto ricorso al TAR, è ancora pendente. E i revisori dei conti precedenti, siccome ogni anno devono dare il parere sulla contrattazione integrativa, il parere l'hanno dato invitando la nostra giunta Regione Marche o il Consiglio ad abrogare delle leggi che sono incostituzionali. Cosa hanno fatto le altre regioni che hanno avuto analoga verifica ispettiva? Non solo hanno abrogato, si sono adeguati alla verifica ispettiva del MEF e hanno iniziato a fare i recuperi. Questo è avvenuto nella Regione Lazio, nella Regione Liguria. Allora noi diciamo basta,
Se lei parla di credibilità delle istituzioni nei cittadini, bisogna tagliare gli arti che sono marci, bisogna dare segnali concreti. Come basta acquistare farmaci che non sono monodose? Se vogliamo risparmiare, noi dobbiamo... Amici, le chiedo scusa. Ecco appunto, sì, cerchiamo di essere sintetici, cioè, come gli altri oratori, però sì. Le chiedo scusa, questo è un tavolo in cui si dibatte degli argomenti di tipo tecnico. Allora, lei ha esposto, più lei che tecnico, l'economicità della spesa, se mi consente, più che tecnico. Amici, sì. Lei ha espresso delle valutazioni, sì, di tipo meta giuridico, più politico, e questo non è cioè, guardi, abbiamo consiglieri regionali che lei sono titolati a fare, ecco. Guardi, allora, mi consenta, tranciando giudizi, amici, sì, su comportamenti delle istituzioni, ecco, che proprio il discorso della trasparenza inviterebbe ad approfondire in maniera più. La Corte Costituzionale non ha dichiarato legittimo alcunché, ha respinto un ricorso per conflitto d'attribuzione ritenendo che non ci fosse conflitto d'attribuzioni e commentando il più che invasivo operato degli ispettori del MEF. Ok, che però lei bisogna che lei ce l'ha sentenza. Io l'ho letto, se no lei a leggerla, la metteremo sul sito. Sa ecco, cosa dice? La metta sul sito, poi ciascuno se la legge. Però prima di fare commenti, quindi di divulgare notizie che non sono aderenti a quella sentenza, la facciamo leggere alle persone, benissimo, la mettiamo sul sito, poi le persone, come lei indicava prima, se le fanno da sé il commento. Benissimo, guardi, il commento... Perché l'italiano corretto lo sappiamo leggere tutti. Mi scusi, se mi consente... Lei sta tranciando giudizi, è due volte che glielo dico. Uno dei temi... È il progetto Acumarche, con cui lei ritiene di poter fare informazione, diffusione, per pienamente e assolutamente auspicabile. Un conto sono censure e commenti sull'operato delle istituzioni, che non è questo il tavolo in cui vanno fatte. Grazie. Beh, andava fatta al limite alla fine, però io adesso, scusi, poi concludo. La sentenza della Corte Costituzionale, è interessante leggere il passaggio dell'Avvocatura Generale dello Stato, che commenta la pretesa autonomia della Regione come un comportamento scorretto nei confronti dello Stato. Questo lo dice l'Avvocatura Generale dello Stato. Il commento della difesa della Regione, che contro quella è la tesi dei colleghi, ottimi colleghi dell'Avvocatura dello Stato. Leggiamo la tesi dell'Avvocatura della Regione, che controbatte, portando elementi, sentenze, anche della Corte di Giustizia Europea, a favore di questa autonomia costituzionalmente garantita, fino a che non cambia il titolo quinto della Costituzione. A me interessa la sostanza, ci sono delle leggi incostituzionali, lì è pacifico, vanno abrogate, stop. Abrogando quelle leggi si risparmiano milioni di euro, stop. Se una legge è incostituzionale va abrogata, questo lo insegna anche le basi del diritto. Il punto è questo. Cambiamo argomento. Scusa. Stiamo facendo valutazioni. Ha ragione. Allora, ritorniamo a noi. Ecco, noi consigliamo, perché la prevenzione della corruzione tocca una miriade di aspetti. Se voi leggete i piani nazionali anticorruzione, se venite alla formazione ve li spieghiamo, i piani nazionali anticorruzione che ha emanato il governo e l'ANAC toccano i vari settori dove è più alto rischio corruzione. Uno di questi, se mi consente, è anche le retribuzioni al personale. Non è che io parlo di una cosa che è al di fuori del tema. Comunque, voglio dire... Attribuzioni non c'entrano nulla con la corruzione. Compensi, accessori, premi... Anzi, non c'entrano premi, nulla. Incentivi... No, nella corruzione... No, non è... Non c'entrano nulla. Adesso, ritorniamo... Sì, però, lei non può mischiare... Allora, andiamo a un tema concreto. La società erdorica delle Marche, società partecipate. Amici, mi dite perché non ha ancora un responsabile della prevenzione della corruzione nominato? Amici, ascolti. Sì, progetto Acumarche. Ascolti una cosa. Lei faccia, come si svolga le sue funzioni. Lo sa fare bene se vuole, però non si spinga fino al punto di esprimere giudizi che non sono pertinenti e non sono neanche di sua competenza. Quando lei dice che l'Avvocatura dello Stato dà un giudizio, è un giudizio di una parte, rispettabile come tanti altri, laureati in giurisprudenza che hanno fatto un concorso e svolgono la funzione, punto. È un giudizio, no? Che non è che è un giudizio rispetto al quale noi non ci facciamo giudicare dall'Avvocatura dello Stato, che è parte. I okay. vostri revisori dei conti, invece, nulla, quello che hanno scritto, i vostri revisori dei nulla, conti, nulla scritto, c'entrano, nulla c'entrano
queste cose con il tema di oggi, se vogliamo, che è il tema della trasparenza. Chiedo scusa. Nulla c'entrano queste cose con il tema della corruzione, a meno che non si voglia accreditare l'idea, ma questo non glielo posso consentire, no? Ma non credo che nelle sue intenzioni, forse è sfuggito, non si voglia accreditare l'idea che, non ne so, dare un trattamento accessorio al personale, ancorché da lei ritenuto, ma da lei illegittimo, integri, non so, un fatto corruttivo, non mi pare, mi sembra un'esagerazione che fa torto alla sua intelligenza, oltre che alla funzione che ricopre. Guardi, quindi lei si attenga, va bene. Lei con me, amici, lei sa bene, sì, ci siamo visti più volte, lei con me si deve attenere al tema, si deve attenere al tema, all'interno di quel tema esprima dei giudizi. Per quanto riguarda la trasparenza, che cosa va bene quello che sta facendo questa regione? Io ritengo di sì, anche, anche dietro a vostre, diciamo, input, atteniamoci a questo, no? Atteniamoci a questo. Quindi, grazie, sul resto non mi pare che questa regione, da tempo, quando parlo di questa regione non parlo di questa amministrazione, l'ho detto prima nel mio intervento, ritengo che questa regione, questa comunità regionale, nelle sue articolazioni, anche istituzionali, per quanto riguarda, diciamo, il fenomeno o come arginare e combattere il fenomeno della corruzione, credo che possa dare lezioni a livello nazionale, e se abbiamo un merito che, ripeto, appartiene a tutta la comunità regionale, non soltanto ad una parte, io credo che lo dovremmo rivendicare e valorizzare, perché magari questo è stato possibile anche alla vostra opera, perché non faccia torto a se stesso, no? Quindi noi, se no sentiamo parlare, cioè in questa regione mi pare che molto si fa e molto si sta facendo, quindi tantissimo. Parliamo di questo. Senta, con l'occasione, noi i cittadini devono sapere che ogni anno le pubbliche amministrazioni aggiornano i piani triennali di prevenzione della corruzione e lo devono fare tramite una consultazione pubblica, cioè devono chiedere alla società civile suggerimenti e proposte per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione. Lo devono fare entro il 31 gennaio di ogni anno. Noi ci siamo attivati per per formulare questi suggerimenti e proposte e sono state recepite dalla Giunta alcune delle nostre richieste nel piano anticorruzione 2016-2018, a nostro avviso molto importanti. Una di queste è la regolamentazione e delle attività delle lobbies e la trasparenza delle attività delle lobbies. Nel piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 la Giunta l'ha accolta. Un'altra proposta che abbiamo fatto è una normativa... Mi si può ritenere soddisfatto? No, ma non è stato fatto nulla, però non è che soddisfatto. Io chiedo notizie, a che punto siamo con queste leggi? Punto. Il presidente Mastro Vincenzo mi ha chiamato a collaborare con i suoi collaboratori del gabinetto un anno fa. Io sono andato, ho perso anche tempo, ho portato le leggi delle altre regioni. Ad oggi non ne so più nulla. Una legge sulla partecipazione. Il presidente Luca Ceriscioli, quando ha fatto la campagna elettorale, era basata a trasparenza e partecipazione. In sede di campagna, io l'ho detto, presidente, mi piacerebbe più se lei una volta... Amici, abbia pazienza, non funziona. Lei è il relatore di un progetto, si rimette per cortesia seduto là, rispettando l'ordine. C'è un consigliere regionale che ha sacrificato il suo... Però mi può rispondere, ecco, per cortesia. Ma non è rispondere, lei ha finito la relazione o no? La relazione sul... Adesso cominciamo le domande. C'è il consigliere Zaffiri. No, ma il suo delegato, questo vale reciproco, signor Caldarelli, questo va, non facciamo a chi alza più la voce, questo significa aver rispetto reciproco, reciproco, anche da parte vostra, reciproco. Avvocato Costanzi, chiedo scusa se mi approvo magari di un ruolo che neanche mi compete, perché devo stare qui a fare i saluti. Io credo che questa mattinata... Credo che sia andata anche bene, no? Sia andata anche bene e sia stata anche, oltre che partecipata, anche interessante. Quindi non credo che la dobbiamo sprecare magari perché magari usciamo dal seminato. Ecco, adesso, amici, tutto si può dire, ha interrotto anche 2 o 3 volte, nessuno gli ha detto niente, è stato soltanto richiamato un attimo ad attenersi al tema, al punto.
siccome amici lei è relatore di un tema abbastanza preciso, io la prego se ci riesce magari di attenersi a questo. Poi ci sarà il dibattito, ho già detto che dovranno seguire anche altre riunioni. A me, per quel che mi compete, sono disponibile, fin d'ora assicuro la mia partecipazione, qualora vogliamo promuovere anche un altro momento di confronto, di dibattito sui temi che lei adesso vorrebbe porre, no? Molto ci potranno stare anche altre occasioni e io le do tutta la mia disponibilità ad essere presente e a partecipare al dibattito, anche perché anch'io ho degli argomenti, quindi no. Però ecco, su questo, se magari ci atteniamo, ti atteniamo a questo per non sprecare la giornata. Concludo con il progetto. Cioè, il progetto a mio avviso ha un grande valore e quindi invito tutti a partecipare, a far partecipare i vostri figli, perché quando andiamo alle giornate della trasparenza, Comune di Ancona, che non c'è nessuno, pochi consiglieri comunali, salvo l'avvocato Italo D'Angelo che è sempre presente, cioè voglio dire, manca la società civile nelle Marche che controlla, che conosce, che pretende l'osservanza delle norme. Noi vi stiamo dando, cerchiamo di fare uno sforzo, anche perché io sono più o meno solo in questa associazione, non è che ho una staff e dico... Stiamo dando del nostro meglio per studiarci le norme, perdendo notti intere per studiare le delibere della Civiti, dell'ANAC, non è che ce le offre qualcuno, per fornire a voi tutti le conoscenze reali di che cosa dicono le norme, di che cosa dice la Civiti, di che cosa dice l'ANAC, in modo che stimoliamo quel dovere di cittadinanza attiva che è alla base. Chiudo con il progetto, quindi vi invito tutti a iscrivervi sulla piattaforma PA Social, invito anche la Regione a promuoverla, a divulgarla al massimo, e in quella sede, dove troverete già le mie lettere che ho scritto, troverete argomenti validi, sarà quello il tavolo di incontro virtuale, dove noi porteremo i nostri contributi, farete domande, osservazioni, vediamo cosa stanno facendo gli enti locali, i comuni che non ottemperano le norme, comuni anche importanti, capoluogo di provincia che non hanno ancora fatto una giornata della trasparenza e noi le dobbiamo diffidare, cioè voglio dire, vi rendete conto dello stato d'applicazione di queste norme sul territorio. Grazie. Rispetto un attimo, posso fare una domanda io ad amici? Sì. Grazie. Senz'altro, è un onore per me, dottoressa Bombecchi. Faccio io una domanda ad amici. Sì. Rispetto a questo progetto che nasce ideato in collaborazione, no? Sì, esatto. Per cui avevamo detto proprio per ovviare a queste giornate della trasparenza dove come casi isolati ci si presenta rispetto alla cittadinanza, alle quali però la cittadinanza, quella cittadinanza attiva a cui lei faceva di riferimento è un po' restia al partecipare, vuoi per motivi organizzativi perché li facciamo di mattina, la gente se lavora e è fortunata a lavorare sicuramente non si prende un giorno di permesso per partecipare alle giornate della trasparenza, vuoi per n altri motivi, vuoi anche per ignoranza. Per ovviare a quell'ignoranza avevamo ideato proprio questo progetto, no? Proprio per sensibilizzare. Rispetto alla scuola, quello su cui appunto anche lei prima diceva, come avevate pensato il coinvolgimento? Ecco, esatto, una domanda che poi dopo dalla discussione, cioè noi abbiamo in programma di coinvolgere, io sono stato anche revisore dei conti in diverse istituzioni scolastiche, mi conosce, noi abbiamo, purtroppo abbiamo chiesto anche la collaborazione dell'ufficio scolastico, ma non ci ha ancora ricevuto, devo essere sincero. C'è un progetto bellissimo, un protocollo sottoscritto dalla Corte dei Conti a livello nazionale e locale, educare alla legalità ai giovani. Quindi su questo protocollo, che dà luogo poi a varie iniziative delle scuole, a progetti del MIUR, di coinvolgere seriamente le istituzioni. Noi vogliamo affiancarci, e ti invito a ricordarlo all'ufficio, per lavorare in sinergia. Noi scenderemo nelle scuole, invitiamo i dirigenti scolastici, in primis delle scuole dove sono stato revisore dei conti, ad Osimo, a Pesaro, a far venire gli studenti a queste giornate che organizzeremo, a dare conoscenza a questi strumenti, a coinvolgere i docenti. A me mi hanno chiamato una scuola di Lugo il mese scorso hanno organizzato la giornata della trasparenza e io sono andato, è stato bellissimo, interessantissimo per i giovani ascoltare queste cose, perché il futuro è loro, bisogna sensibilizzarli. Infatti. Non potete giocare solo con i telefonini, dovete pensare al vostro futuro. La corruzione toglie risorse enormi alla collettività, al vostro futuro. Che speranza avete voi di un domani sereno, di trovare un'occupazione, se i danni che fa la corruzione sono così
No, ma infatti rilevanti. Rispetto è questo, il progetto è questo, infatti dovrò preparare una lettera che poi la manderemo, di mandare proprio ai dirigenti scolastici. Ripeto, alcune scuole già mi hanno dato l'assenso, soprattutto quelle che avevo di Osima, eccetera. Quindi noi andremo su, quindi poi, magari organizzare proprio anche dentro la scuola. Cioè noi abbiamo adesso la fortuna di avere anche l'avvocato Trapega in funzione, che è in pensione. E il progetto nostro non è limitarci a quelle 5 giornate, noi dovremmo diventare come dei missionari, scendere sui territori per divulgare queste norme, per spiegarle, affinché il cittadino diventi attento, diventi conoscitore di questi meccanismi, perché è inutile cioè le pubbliche amministrazioni ogni anno fanno le consultazioni pubbliche, dei bellissimi proclami, cari cittadini, questo è il mio piano anticorruzione che devo aggiornare, datemi consigli e suggerimenti, ma chi li dà? A distanza di 4 anni, lo abbiamo dati noi, abbiamo scritto noi. Perché come fa un cittadino se tu non gli spieghi il piano di prevenzione della corruzione, le strategie, che è complesso? Oppure se fai una giornata della trasparenza con 6 enti tutti insieme in 5 minuti, come fa il cittadino a capire questi meccanismi? Non può. Come fa a darti suggerimenti? E quindi basta, bisogna cambiare rotta. E soprattutto non è la giornata della trasparenza quello che dicevamo prima. Allora, la delibera Civit numero 105 del 2010, voi dovete sapere che il decreto legislativo 150 del 2009, la cosiddetta legge Brunetta, ha rivoluzionato la pubblica amministrazione, ha istituito la Civit, ora ANAC. La Civit ha emanato una serie di delibere, che ce le leggeremo, le commenteremo, che sono fondamentali, ma le pubbliche amministrazioni, forse per quella mancanza di attenzione alla Civit, le ha disattese. La delibera 105 di oggi conosciamo tutti, come dicevamo, siamo addetti ai lavori, quindi grazie. Se magari riusciamo a fare anche altre domande, grazie così. Grazie, scusatemi, ma io delle volte mi sono vado un po' fuori. Grazie, amici. Un po' più di delle volte, direi, amici. Ma io ci dedico delle giornate, allora, non mi paga nessuno, è vero, è vero, è vero. Che sia chiaro. Consigliere Zaffiri. Di volontariato, prego. Che ha pazientemente atteso fino adesso. Recentemente, anche per capire, soprattutto questa giornata era la mia curiosità, era la curiosità di una forza politica di opposizione in questa regione Marche, per capire cos'era la giornata della trasparenza. Credo che posso, secondo me, senz'altro, assessore, fare una battuta, la burocrazia nella burocrazia. Cioè, anche all'inizio di questa riunione c'era un numero di persone, il doppio, triplo di queste, e alla fine si conclude con poche persone. Ciò significa che questo metodo non va bene, punto. Allora, burocrazia anche nella trasparenza, perché se io sono un cittadino di questa regione e ho difficoltà a capire, a cliccare sulle dati informatici, io ho difficoltà nella trasparenza, perché se in questo momento particolare io non clicco sulla voce terremoto e conosco chi ha vinto l'appalto, chi c'è dietro l'appalto, la società che ha vinto l'appalto, se la società che ha vinto l'appalto costruisce quello che ha vinto per l'appalto o lo dà a terzi, e poi mi viene alla fine dell'operazione una casetta che mi costa 1800 euro al metro quadrato, io voglio capire la trasparenza. Questo è il problema, secondo me, della trasparenza, che non ci siamo. E poi non ci siamo perché autorevoli amministratori di questa regione non danno i documenti nemmeno ai consiglieri comunali e vengono cacciati. Assessore Cesetti, io lo so che lei non compete questa cosa, ma compete un indirizzo come regione. Allora facciamo una cosa seria, che è un'altra cosa. Qui ho sentito parlare di coinvolgere il mondo della comunità dei giovani. L'assessore è l'assessore dell'istruzione, va a fare un accordo col dirigente regionale e lo impone se è necessario. La politica impone questa cosa. E naturalmente su queste cose va fatta veramente ragionamento di trasparenza. E io ho detto la burocrazia nella burocrazia, e allora noi vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 soggetti della stessa regione che stamattina qui giustamente vengono a relazionare, un bel polpettone, e che poi alla fine di trasparenza ci rimane poco. Come lei, pensavo che
in questa giornata della trasparenza finalmente dicesse, comunicasse a questa Regione Marche quanto costa i soldi che lei non comunica, cioè lei ha capito di cosa mi riferisco per quanto riguarda i soldi della Corte dei Conti, per quanto riguarda l'accantonamento dei finanziamenti per vertenze che la Regione Marche naturalmente ha con chi ha prodotto questi contenziosi. E lei lo sa che questo, io pensavo che oggi nella giornata della trasparenza sui numeri perlomeno lei comunicava queste cose. Se le tiene ancora per lei, bene, stia attento che prima o poi queste cifre scoppiano. E allora io credo che la trasparenza, secondo me e secondo noi, va vista in un altro modo. Questa non è una giornata della trasparenza, è una giornata della burocrazia nella burocrazia, è la giornata del polpettone. Allora, Assessore, noi dobbiamo cambiare, proprio per una parte del ragionamento che ha fatto l'associazione, che ha fatto Amici, bisogna riprendere qualcosa di questa richieste, cioè dove naturalmente i cittadini devono essere protagonisti. Se i cittadini non sono protagonisti, non capiscono di cosa stiamo parlando, naturalmente credo che è tutta aria fritta. Allora noi dobbiamo dire invece veramente le cose e soprattutto coinvolgerli, coinvolgere i cittadini, perché noi parliamo, e questo non è naturalmente nella giornata della trasparenza, però parlo a un amministratore, parliamo come si dice tra politici. Abbiamo una difficoltà, i cittadini sono distanti dalla politica, però noi creiamo gli strumenti perché affinché i cittadini si riavvicinino alla politica, perché questo è una cosa indispensabile e lei naturalmente sotto questo ultimo passaggio non può che non convenire, e credo che bisogna mettere in moto dei strumenti veri per far sì che questi cittadini siano protagonisti o siano più vicino a noi e siano più vicino alle istituzioni. Grazie. Grazie Zaffiri. Se Zaffiri, col quale ovviamente ci diamo del tu, fosse arrivato prima, forse poteva sentire con le sue orecchie che molte delle cose che lui ha detto io le ho evidenziate, quindi proprio di questo rapporto tra, e la necessità di recuperare questo rapporto tra istituzioni e la politica e di cittadini, quindi non, ovviamente non le ripeto. Ma per quanto riguarda la partecipazione, io credo che sia stata una partecipazione molto molto interessante e molto numerosa, e molto numerosa. Il fatto che dopo 3 ore e mezza di dibattito qualcuno se ne sia andato, il problema è suo. Io sono stato qua, ringrazio ovviamente i presenti, che già sono tanti. Non ritengo che di oggi sia stato un polpettone, anzi, ripeto, è un evento che non è dovuto, ma voluto da noi fortemente, perché ci crediamo. Tra l'altro rinviato già rispetto ad un precedente evento, Zaffiri, anche su tua richiesta, perché c'era un concomitante consiglio regionale appunto per consentire la partecipazione di tutti. Non è stato un polpettone, perché ci sono stati dei relatori che hanno relazionato su atti che tra l'altro sono adottati, sono atti pubblici, no? Come tali sono visibili e costituiscono appunto strumenti di lavoro. Quindi nessun polpettone. Perché di quanto riguarda altri numeri, battute sulle cifre, non è che io sono qua, i miei erano saluti. Se poi vogliamo discutere diciamo sui numeri di bilancio, Zaffiri, io, come si dice, mi sforzo di fare del mio meglio, di fare il possibile. Una cosa la so già senza che me la dicano gli altri. Il gioco ovviamente lo conosco, no? Il gioco lo conosco. E per quanto riguarda quello che tu dici, io posso, lo dico già fin dall'anno scorso, noi ad esempio abbiamo fatto quella convenzione con la Corte dei Conti, dove la Corte dei Conti ha possibilità di accedere, no, a tutti gli atti regionali. Siamo stati alcuni dei primi in Italia a fare questo, quindi nessun problema. Circa i dati che tu dicevi, ci saranno occasioni per evidenziarli, ma anche su quello noi non ci dobbiamo rimproverare nulla per quanto riguarda i cosiddetti accantonamenti. Mi pare che non ci siano stati
rilievi particolari. L'altro aspetto, voglio dirlo, l'ho evidenziato in apertura di dibattito, questa regione, per quanto riguarda la trasparenza, siamo primi insieme alla regione Umbria a livello nazionale nella graduatoria della trasparenza dei siti web. Quindi questo credo che sia, no, un elemento da sottolineare, perché tra l'altro abbiamo conseguito questo obiettivo in un anno appena di lavoro, perché vi ricordate che io annunciavo l'anno scorso questa, no, rivisitazione dei siti da 261 ad 1. A distanza di un anno noi siamo i primi in graduatoria a livello nazionale. Credo che, ecco, questa è la dimostrazione di come, ad esempio, queste giornate, no, queste giornate siano anche utili, quindi non siano soltanto, Zaffiri, un fatto rituale, no? Un fatto rituale. Perché è evidente l'aver, ad esempio, affermato l'anno scorso che la regione si apprestava a rivisitare i siti web ci consegnava una responsabilità, nel senso che poi nel tempo avremmo dovuto dimostrare che quella rivisitazione avrebbe prodotto dei frutti, come poi è avvenuto, no? con questo risultato. Così la convenzione con la Corte dei Conti. Quindi io non credo che sia per questo un fatto, un polpettone rituale, anzi credo proprio che sia il contrario, anche dal dibattito che c'è stato, anche con amici che ringrazio, come ringrazio Carlo Caldarelli e tutti dell'ACU. L'ACU per noi rappresenta, perlomeno per me, ma posso dirlo per noi, un'opportunità, perché è un'opportunità di confronto, di stimolo, no? Anche di correzione se necessario, perché l'attività politica amministrativa è un'attività complessa, in una comunità complessa, governata da strutture complesse come la macchina regionale, che tra l'altro credo che questo ci imponga un'altra riflessione, che non ho fatto all'inizio, sai, io vado a braccio, quindi non prendo appunti solitamente, però questi momenti sono importanti, e questi strumenti, per questa ulteriore riflessione. La regione, io nelle mie precedenti esperienze ho ricoperto vari ruoli istituzionali, non avevo mai ricoperto il ruolo di consigliere assessore regionale, però la regione, quella che noi conoscevamo, la regione era un ente di programmazione innanzitutto, no? Di programmazione, di legislazione. Oggi, a distanza di un anno a questa parte, la regione è cambiata, e questa credo che la riflessione che noi, e me ne scuso che non l'ho fatta all'inizio, no? La regione è cambiata, perché con la riforma delle province e il riordino delle funzioni, no? Che tante funzioni che erano delle province, organi di gestione, sono passate alla regione. Il programma del terremoto ci ha impegnati nella fase dell'emergenza e ci impegnerà nella fase della ricostruzione. La regione sta diventando, ed in parte è diventata, da, diciamo, una struttura di programmazione, da un'istituzione di programmazione, a ente anche struttura di gestione. Questa è la riflessione. E quando c'è la struttura di gestione, c'è la necessità, no, di aprirsi ancora di più, di essere ancora più trasparenti, ci sono più pericoli, no? Ecco, io credo che questo noi dobbiamo tenerlo bene a mente. Quindi dicevo, e termino, bene la Comarca. Rappresenta, perlomeno per me, ma credo per noi, un'opportunità come elemento di confronto. Va bene anche, ed è auspicabile che ci sia un coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, perché lì ci sono i giovani e lì nelle istituzioni scolastiche si sta formando la classe dirigente di domani, e quindi interessa loro, no, ragionare in tutto questo, perché si ragiona del loro futuro, perché la corruzione non toglie risorse, la corruzione uccide il futuro, no? E soprattutto dei giovani. Per fare questo, e mi taccio veramente, però non bisogna essere demissionari, perché il missionario segue la fede, nel promulgare queste cose bisogna essere dei laici, no? Diciamo, preferisco il termine, meglio essere soldati
che missionari, anche perché diciamo, no, c'è da combattere su questo fronte. Scusi, può venire qua al microfono per favore? Grazie. Tanto sono pochi metri, abbia pazienza. Facciamo, chiudiamo la cintura. Io ho notato attraverso i miei accessi nei siti, soprattutto nella regione, due cose un pochino distanti. Da una parte c'è la legge 36 del 2008 sull'accesso ai dati ambientali, è una legge che si rifà al 195 del 2005, e dove dice, addirittura anticipa la legge sulla trasparenza, perché dice: si può accedere in Regione Marche a chiunque ne fa richiesta senza che il richiedente dichiari il proprio interesse, quindi è anticipato la Regione Marche. Dall'altra, in applicazione alla direttiva europea sulla VIA, che stabilisce per il pubblico che ha il diritto di esprimere osservazioni prima che il procedimento si concluda, la legge 3 del 2012, che è la legge sulla VIA, viene dichiarata incostituzionale in diverse parti, alcune quantomeno. E mentre si aggiustano gli allegati, quindi via via si fanno delle leggi ad hoc, l'articolo 8 e l'articolo 13, dedicato esclusivamente alla partecipazione e alla trasparenza, non vengono rimossi. Scrivo all'Avvocatura dello Stato e al segretario Costa. L'avvocatura non risponde, il segretario risponde dopo 35 giorni e mi rimanda, leggo dal sito che però il compito del segretario è la promulgazione di leggi, emanazione di regolamenti e relative raccolte ufficiali, questo l'ho letto dal sito della Regione Marche, e mi rimanda all'ufficio VIA come se fosse una competenza da discutere con l'ufficio VIA, il quale fra l'altro dice: non c'è scritto, però applichiamo le leggi statali. Io credo che questa sia, secondo me, emblematica, quantomeno. Questi sono degli aspetti. Nella trasformazione dei nuovi siti ci si dimentica a volte di inserire i responsabili, i contatti con i responsabili degli uffici. Non c'è l'ufficio, servizio, via, eccetera, ma non c'è il responsabile. Questo bisogna metterlo, quantomeno avviarlo. E sempre alla luce del decreto legislativo 195 del 2005 è quello sull'accesso alle informazioni ambientali. Il sito dell'ARPAM, che è un sito satellite, comunque fa parte della regione, pur avendo il punto focale regionale, nel punto focale regionale la raccolta di tutte le analisi fatte sulle acque potabili di tutta la regione Marche, non le pubblica, eppure devono essere pubblici. E le analisi delle acque potabili devono essere pubbliche, perché non vengono pubblicate? Ce l'ha l'ARPAM. Fra l'altro, nel passato, non è successo recentemente, l'ufficio amianto, che fa capo sempre alla Regione Marche, non ha dato i dati degli edifici contenenti amianto al Ducato. Il Ducato è la testata periodica giornalistica della scuola di giornalismo di Urbino, e non gliel'ha dati. Questo, siamo nella trasparenza. E dicevo prima dell'ASUR, mi ero confuso. L'ASUR, per esempio, io vedo che ASUR Marche Nord 1, non sono pubblicati i criteri delle liste di attesa con i tempi, le indicazioni, e questo è un pochino grave. Ma non vi si trovano neanche i numeri dei referenti, dei contatti, i nomi, chi è responsabile di quello, chi è responsabile di quell'altro. Se andiamo del Dipartimento della Prevenzione, che è stato unificato, non è separato, il Dipartimento Prevenzione, c'è anche la veterinaria, gli alimenti, lì è difficile trovare chi è responsabile, è difficile trovare. E in più il Dipartimento di Prevenzione si occupa di analisi dell'acqua, perché non vengono pubblicate?
devono essere rese pubbliche. Non c'è bisogno del 33 che all'articolo 40 dice che le informazioni ambientali devono essere pubblicate. Lo diceva il 195 del 2005, già diversi anni fa, 12 anni fa. Non viene più pubblicato il progetto salute, cioè la raccolta dentro il territorio di tutte le neoplasie varie, eccetera. Non viene pubblicato il registro tumorale da tempo, che questo è importante. Questa è un pochino l'analisi che fa un cittadino che vive dal di fuori, non da dentro, da fuori. Io attraverso cosa vedo alla trasparenza? Attraverso l'accesso ai siti. E i siti sono questi. Fra l'altro, per esempio, tutti i procedimenti che fa la Regione Marche, io mi occupo soprattutto di quelli a livello energetico, eccetera, e ambientale, tutti i procedimenti dal 13 aprile 2013 devono restare pubblicati per almeno 5 anni, e non dice che devono essere tolti, ma almeno 5 anni ci devono stare, non si trovano. Forse è colpa dell'intrallazzo tra il vecchio sito e il nuovo sito, ma non si trovano assolutamente, o quantomeno non ci sono tutti, questo credo che sia importante. E senza parlare poi delle risposte, le risposte vengono sempre oltre i 30 giorni, decisamente. Bisogna sollecitare, vero o no, dottoressa? Bisogna sollecitare molto, lo si fa, ma il cittadino comune non ha tempo per le telefonate, per rifare la PEC, per rifare la mail, per sollecitare la segretaria di gabinetto e quant'altro. Il cittadino normale ha bisogno di una cosa, la vuol trovare, punto e basta. Se non c'è, la colpa è dell'amministrazione, mi dispiace, lo devo dire. Io vi devo lasciare perché c'è una videoconferenza con la Commissione Affari Costituzionali. Quindi. Allora. Esperto di bilancio, anzi è l'assessore al bilancio. Io mi chiedo, sono preoccupatissimo come cittadino quando leggo sulla stampa nazionale e su quella locale, Resto del Carlino di 10 giorni fa, pubblicato su social PA, che le casette sono state pagate il triplo del valore di mercato e sono provvisorie. Io chiedo da lei come funziona questo meccanismo, che cosa fa la regione per non sciupare i soldi pubblici. Amici, mi consentirà, noi stiamo parlando oggi di un tema, se vogliamo fare un dibattito su questo facciamolo. Io sono disponibile, però se discutiamo di questo, lei capisce, non è che posso rispondere con una battuta, no? Allora, casomai Fabio in questo ci risponderà il Presidente quando avrà tempo. Io intanto la volevo comunque ringraziare, mi scusi per prima se ho debordato, però già ero un po' nervoso per il fatto che un semplice cittadino, io comunque mi arrogo un po' la pretesa di rappresentarli come presidente di un'associazione consumatori, io vengo qui a fare delle riprese e vengo diciamo quasi respinto come fossi chissà cosa, perché questa mattina solo per fare le riprese ho dovuto fare una richiesta scritta perché il protocollo prevede richieste scritte eccetera, quindi voglio dire, noi siamo cittadini, io rappresento i cittadini. Il cittadino deve essere padrone nelle stanze del potere quando viene in un luogo pubblico a chiedere o a fare delle riprese. Io mi devo sentire, ho capito, ci sono prassi, però ecco. Ci sono anche ragioni di sicurezza. La democrazia però, non è che famo capito, tutti però un po' io come... vengo qui a fare. Mi scusi, delle Caldarelli, democrazia non vuol dire che famo tutti un po' come ci pare. Allora, le questioni che propone il protocollo sono quei requisiti minimi di sicurezza, voglio dire, cioè lei ha dovuto fare una domanda, 2 righe, non è una tragedia. Abbiamo risolto subito. No, abbiamo risolto subito, però voglio dire, il fatto che non è la prima volta che io vado a fare delle riprese in un luogo pubblico e sento come io fossi un ospite, quando invece voi siete pagati con le tasse nostre. Comunque, a parte questo, mi piaceva fare un paio di domande al responsabile dell'Agenzia Regionale Sanitaria, se ancora è qui.
Ecco, l'Assam, la dottoressa Martelli se n'è andata via. Comunque a lei la ringrazio, Cessetti, perché è stato presente oggi tutta la giornata, poi grazie e soprattutto è venuto sempre quando abbiamo fatto le iniziative a Ponzano di Fermo, l'abbiamo visto presente sempre, quindi grazie per la sua disponibilità. Però ecco, all'Assam, all'agenzia regionale, mi piaceva chiedere, molte mamme, molti genitori, viene fuori questo problema dei vaccini, hanno dei dubbi, non hanno delle informazioni. Cosa può fare l'ARS per migliorare le informazioni ai genitori che devono vaccinare questi bambini, visto che il problema dei dubbi su questi vaccini sono molti? Poi volevo sapere, visto che tanti cittadini, adesso non mi può rispondere l'Assam, però visto che aumenta il consumo di cibo biologico e molti agricoltori vanno verso il consumo, l'agricoltura biologica, gli obiettivi per aumentare il biologico si sono dati all'interno dell'Assam? Quali obiettivi per aumentare l'uso del biologico e quali obiettivi per diminuire i pesticidi? Quindi noi dobbiamo andare verso il biologico nella regione Marche e diminuire l'uso dei pesticidi. Queste erano le mie domande, se perlomeno ci tengo molto a che mi può rispondere su questa questione sui vaccini, sulle informazioni adeguate ai genitori in ambito vaccinale. Grazie. Come funzione diretta, diciamo, come agenzia. Dicevo, come informazione diretta, come agenzia, noi non abbiamo questa possibilità, cioè no, questa cosa. Noi agiamo attraverso, in qualche maniera, le indicazioni che possono essere date ai servizi di prevenzione. Sono i servizi di prevenzione, quelli che poi fanno le vaccinazioni, che hanno questa funzione. E i servizi di prevenzione durante questo periodo si sono tutti allertati. Insomma, voi sapete che c'è stata anche una presentazione di un'ipotesi di legge regionale di ampliamento di obbligo della vaccinazione per l'entrata negli asili nido, quindi insomma si è fatta una campagna di questo tipo. Poi è sopravvenuta la normativa nazionale, che siamo ancora, diciamo, non so, forse tra oggi e domani dovrebbe passare a livello nazionale. Però, diciamo, come informazione, noi direttamente su questa cosa non abbiamo ancora predisposto, questo rispondo per quello che, diciamo, compete all'agenzia. Certamente, cambiando il sito, noi dobbiamo cambiare il sito dell'agenzia, è un sito vecchio, siamo riusciti a cambiarlo, stiamo cercando di adattarlo, secondo l'indicazione, alla nuova conformazione del sito della regione. Dentro il sito vecchio, questo lo sapete, uno dei programmi che abbiamo portato all'attenzione dei comitati di partecipazione in questo tour che abbiamo fatto con tutti i comitati di consultazione che ci sono, quelli istituzionali, abbiamo chiesto una proposta, è quello del portale della trasparenza in salute, nella sanità, che pone qualche problema del tipo: io voglio scegliere un medico di base, ti faccio l'esempio, può essere che qui nelle Marche, ma come in molte parti d'Italia, non so niente di quello che l'offerta dei servizi che abbiamo. Se noi sugli ospedali abbiamo molte informazioni, ce ne abbiamo tante perché abbiamo dei flussi informativi che funzionano. Sulle residenze, se io devo andare, se voglio una residenza per anziani, quali sono le informazioni, come funziona, qual è la performance di queste strutture? Io credo che qua, dentro un portale della trasparenza, dovremmo arrivare dentro un discorso di un portale proprio nel quale il cittadino possa dare, lei chiedeva qualche, ecco, alcune di queste cose. Lo stiamo strutturando, queste cose qui. La risposta mia di base è che metterei, la risposta dei vaccini, tutto ciò che ci sono le evidenze scientifiche. Il mio lavoro è solo su questo. Insomma, non, fin quando non ci sono evidenze, le evidenze, adesso ieri per esempio, ecco, questa cosa clamorosa insomma, che sull'autismo,
correlazione tra autismo e cosa che anche la Corte Costituzionale ha detto proprio non esiste proprio su questo, su una cosa di questo tipo. Ecco, insomma, divulgare, semplicemente mettere su quali sono i siti di riferimento, cosa che sta facendo adesso l'Istituto Superiore di Sanità, diciamo, per le fonti informative, cioè certificare in qualche maniera la fonte informativa. Quello che possiamo fare noi, da un punto di vista tecnico, diciamo, è indirizzare verso le fonti informative per avere questa, l'informazione che riteniamo che siano, no che riteniamo, siccome agiamo in, secondo la medicina basata sulle evidenze, quella è la nostra fonte informativa fondamentale. Tutte le azioni che vengono fatte in medicina, la maggior, cioè tutte, dovrebbero essere basate su queste cose qui. La scienza va avanti, certamente i cambiamenti ci sono, e fornire anche, se volete, proprio i dati corretti, i dati anche, perché quando si sparano dei numeri, diciamo, rispetto ai benefici, io poi sono un igienista proprio di origine, quindi può pensare, insomma, se le malattie che sono scomparse grazie alle vaccinazioni. Però se alle condizioni sicuramente, però le condizioni migliorate non sono migliorate in tutte le parti del mondo. Il vaiolo è scomparso in tutte le parti del mondo. In tutte le parti del mondo c'è la gente che ancora muore di fame, cioè abbiamo la mortalità infantile in certi posti che arrivano, l'attesa di vita media nei paesi dell'area subsahariana è ancora quella che avevano i romani, ok? Noi abbiamo guadagnato 30 anni di vita in queste cose, e le vaccinazioni hanno ereditato, alcune malattie non ci sono più. Questo può significare qualcosa, può significare niente, comunque. E sono state portate avanti le campagne vaccinali sulla base delle evidenze. Certo, se fate, ecco, io queste cose possono essere le cose che si potranno mettere. Vi ripeto, il sito, voi lo sapete, e qui aggiungo una cosa, la partecipazione dei cittadini. Ho chiesto proprio per il portale, avevo chiesto, quando abbiamo fatto tutti gli incontri nelle varie cose, ditemi cosa vorreste vedere nel portale della trasparenza, non mi hanno risposto, non ho avuto nessuna indagine, se non vedere adesso un'indagine Censis, che avevamo costruito in Agenas, un'indagine per dire dove il cittadino vuole l'informazione. Ecco, questo per dire, questo non so se ho risposto al, non so se il tema che ho illustrato prima delle carte dei servizi nella sanità è di fondamentale importanza, e noi ci auguriamo che le intese che sono già intercorse col professor Di Stanislao e anche i progetti con l'Asur Marche, che le aziende sanitarie regionali, qui abbiamo anche l'IRCA presente, che non dimentichino che le norme prevede che noi dobbiamo essere coinvolti come associazioni dei consumatori nel definire le carte dei servizi, nel definire gli standard di qualità dei servizi. Se noi vediamo le regioni più all'avanguardia in questi settori, la regione Veneto, la regione Toscana, e le associazioni di consumatori sono anni che vengono coinvolte. Perché? Perché quella domanda che ha fatto il mio presidente trova risposta nella carta dei servizi. Se è un servizio la vaccinazione, il servizio deve essere, ci deve essere una carta dei servizi che illustra come deve essere erogato, chi è il responsabile, la domanda che faceva prima il signore che se n'è andato. È chiaro, se ci fosse stata la carta dei servizi, nella carta dei servizi si trova chi è il responsabile, a chi mi devo rivolgere, quali sono le formule per presentare i reclami se il servizio non mi soddisfa. Quindi bisogna lavorare seriamente su questo fronte. Voi sul sito dell'ASUR, io vi ho scritto 3 giorni, 4 giorni fa al direttore generale dell'ASUR e anche a lei, noi vogliamo esserci, perché noi difendiamo i cittadini e gli utenti. Fare le carte dei servizi senza di noi, fare gli standard senza di noi, lo dice l'ANAC, lo dice la Civit, è autoreferenziale la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione tende a essere autoreferenziale, noi siamo bravi, lo standard è questo, lo raggiungiamo, ma quello standard con chi l'hai definito? Corrisponde alle esigenze vere dell'utenza? Qui c'è un'esigenza di trasparenza, di informativa. La signora che porta il bambino, il figlio, la mamma che porta il bambino a fare la vaccinazione, avrà diritto o no di conoscere quel vaccino, come funziona, se vengono messi in atto tutte le precauzioni, gli esami preliminari, quali sono gli esami preliminari che dovrebbe fatto? Perché c'è una sentenza, tutti,
vale per tutto, cioè tutti i servizi. Capito, però il cittadino dovrebbe trovare tutte queste risposte nelle carte dei servizi e noi non ce l'abbiamo nelle Marche, e questa è la tristezza, non ce l'abbiamo. Se voi andate sul sito dell'ASU ci sono delle aree vaste che non ce l'hanno e continuano a fare giornate della trasparenza al direttore una su tutte le Marche. Dovete scendere da questi problemi, toccare il territorio, i cittadini, i contribuenti li avete in ogni città della nostra regione e hanno diritto che osserviate queste norme. Le carte dei servizi sono fondamentali, perché io nella carta dei servizi trovo quel servizio, vado sul sito, lo vedo, durante le giornate della trasparenza mi vengono spiegate, le associazioni dei consumatori collaborano per divulgarle, il cittadino trova sulla carta dei servizi, devo andare in comune all'ufficio anagrafe, vado a vedere la carta dei servizi, qual è lo standard, qual è il tempo d'attesa, e se non lo rispetta io ho il reclamo e ho l'indennizzo. Questo nella nostra regione, mi scusate, è arabo. Siamo nella preistoria, esistono le leggi dal 1994, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto uno sforzo enorme, ha disciplinato le carte dei servizi nella sanità con un DPCM già di 20 anni fa, ha disciplinato nei trasporti, nei comuni, la carta dei servizi sociali, la legge 328 del 2000 prevede che ogni comune deve emanare la carta dei servizi sociali. L'autorità nazionale anticorruzione è intervenuta con la delibera numero 32 del 2015. Andate a vedere sui siti quanti comuni hanno la carta dei servizi sociali. Quanti? Vedetelo. È un obbligo di legge. E la mancanza di trasparenza prevede delle sanzioni da parte dell'OIV. Se l'OIV funzionasse, questi tre famosi OIV, e io vi porto una sentenza della Corte dei Conti del Lazio che li ha condannati per danno erariale, perché hanno dichiarato che la trasparenza era tutta a posto nel loro ente, nel loro comune, e la Corte dei Conti è andata a vedere, non era vero, li ha condannati per danno erariale, perché tu, se sei componente dell'OIV, devi attestare che gli obblighi di trasparenza vengono assolti, e lui l'aveva attestato, però non era vero. Scusi, quindi voglio dire, il tema delle carte dei servizi, e poi chiamateci, perché noi dobbiamo... Chiedo scusa amici, per poter rispondere l'Assan, mi hanno detto che c'è un funzionario, Girolamoni, grazie. Chiedo scusa, ma siccome può dare una risposta... Allora, io sono Girolamoni, sono responsabile, si sente? Del personale, quindi sostituisco la Martellini che è andata via per impegni presi precedentemente. Per quanto riguarda il discorso del biologico, noi abbiamo all'ASAM diversi centri operativi e uno di questi praticamente segue con l'impegno di due colleghi il discorso del biologico. Due colleghi che seguono il discorso del biologico. Il problema alle volte può essere che gli obiettivi dell'ASAM vengono posti a livello di DGR dalla giunta regionale. Poi dopo chiaramente noi integriamo in base a quelle che sono le nostre esigenze e le richieste, diciamo, della Regione Marche, nel senso di soprattutto nell'ambito dell'agricoltura. Il problema potrebbe essere magari di aumentare questo discorso del incentivare il biologico, che tra l'altro poi anch'io seguo molto perché è interessante anche dal punto di vista della salute, eccetera. Quindi attivare anche dei progetti da questo punto di vista in modo tale da aumentare la conoscenza di questa attività. Quindi poi nello specifico, essendo del personale, non conosco bene i dettagli dell'attività eccetera, però so appunto che stanno lavorando su questa cosa del biologico. Tra l'altro c'era un altro progetto che faceva il servizio tracciabilità che riguardava la qualità dei cibi nelle mense, e quindi era stata fatta una convenzione con il comune di Falconara appunto per verificare la qualità del cibo che viene dato ai bambini e ai ragazzini. Quindi voglio dire, è una cosa interessante perché chiaramente i bambini vanno tutelati tutti, però in particolare i bambini vanno tutelati su questa cosa. Sì, sui pesticidi posso dire che il servizio sanitario opera in questo senso.
quindi rilascia anche patentini per questo tipo di attività, in modo tale che chi usa il pesticida sa quello che è, come usare, come usarlo, le quantità e tutto il resto, e i pericoli nell'utilizzo, sia personali che per la salute del, dei consumatori, insomma. Sì. Ok, sì. Recepito. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Niente. Allora a questo punto finiamo, concludiamo così. Grazie a tutti per la partecipazione che è stata, mi è parso, molto sentita. Grazie.